Buongiorno, allora riprendiamo l'esame dell'osservazione. Abbiamo già verificato io e il consigliere R che siamo arrivati all'osservazione 336 discussa, su cui c'era una proposta, come dire, con riserva di valutazione ulteriore rispetto alla soluzione trovata, che comunque sarebbe di parziale accoglimento in ragione della misura perequativa di cui si è discusso a lungo la scorsa volta. Quindi per me si può procedere e poi, come dire, abbiamo un numero di osservazioni che abbiamo lasciato lì, proponendone un riesame alla fine della categoria che stiamo esaminando, e queste io le metterei in quel gruppo, tenendo conto che, come dire, siamo arrivati a una soluzione che metteva quasi tutti d'accordo, o perlomeno insomma tutti d'accordo con qualche appunto riserva di valutazione alternativa, che però insomma mi pare si sia approfondita per quanto possibile. Quindi bisogna ricominciare dall'osservazione 338. Prego, assessore. Allora, oss sì, osservazione 338. No, l'avevamo vista. Siamo in un terreno, in un'area in via Massoni a Capezzano, che fa parte nell'adozione dell'area di trasporto. Scusa un attimo, Simone, ma io non vedo nessuno collegato qui. Come mai? Ah, ecco, ora sì. Ma tutto il resto MCDCTUP, GDL, MBM, CFC, chi sono questi che sono Io collegati? sono collegato, non ho accesso alla telecamera perché si consuma memoria. È più Abbiamo. veloce. Ah, l'importante è sapere che siete Riccardo, te lo dico io, c'è la Manola collegata da due dispositivi, c'è Roberto Lucchesi, c'è il CED e la pianificazione. Ok, allora, osservazione, dicevo, 338, siamo in via Massoni. Si tratta di un'area che fa parte di una previsione di trasformazione da TU.3.5. E viene chiesta una revisione dei parametri di questa previsione, per ragioni di equilibrio economico-finanziario. Si chiede in particolare l'aumento del volume da 2600 metri cubi a 3600. E un aumento della superficie edificata da 960 a 1440, con un aumento delle unità immobiliari, chiedono 6 unità immobiliari in più rispetto a quelle inizialmente concesse, diciamo, iniziali di adozione. Da 12 a 18, diciamolo. Da 12 a 18, sì. Si chiede, poi si vede, consigliere, quando andiamo sulla scheda, si chiede anche di eliminare il vincolo a destinazione edilizia residenziale convenzionata con il comune e consentire l'edilizia residenziale normale, diciamo, di carattere privato. L'osservazione è stata parzialmente accolta perché l'ufficio ha ritenuto che alcuni elementi di riequilibrio fossero opportuni per consentire la fattibilità dell'intervento. Quindi andiamo a vedere in che termini l'ufficio propone il parziale accoglimento. Allora, vedete che la superficie residenziale è stata leggermente ritoccata da 960 metri quadrati di partenza, viene portata a 1120, vengono concesse, vedete, 4 unità immobiliari in più, mentre non viene accolta la parte dell'osservazione che chiedeva che queste diciamo unità stiano al di fuori dell'edilizia residenziale convenzionata. Tra l'altro, questa appunto è una di quelle aree su Capezzano, vi ricordate, individuata sin dall'inizio, proprio invece pensata e immaginata a questo scopo. Vedete, le suddette quantità sono destinate all'edilizia residenziale convenzionata con il comune, canone di affitto, prezzo di vendita concordato nel rispetto del PS. Non mi torna, lo segnalo a Fabrizio,
destinazione d'uso residenziale, tra parentesi, anche in alternativa convenzionato, spieghiamolo meglio perché in realtà è convenzionato, no? Quindi Sì, no, in alternativa, no, è convenzionato. è Sì. residenziale convenzionato, no? Sì. Voglio, quindi lì c'è un errore materiale. Niente, poi è descritta un pochino meglio la previsione, diciamo, di carattere compensativo, ma senza, mi pare di vedere, modifiche sostanziali rispetto all'adozione. Questo è il quadro. Non so, Stefano, se puoi scorrere l'osservazione, vediamo se ci sono, la scheda, scusa, vediamo se ci sono altre modifiche sostanziali, intendo dire, scorrila in giù, No, no, diciamo, così. no, questa è un'altra. Ah, ok. E allora le modifiche sono queste. Quindi 4 unità immobiliari in più, un pochino più di superficie edificabile e il mantenimento del convenzionamento, insomma. E come perequazione, Simone? Vedo la Quella sistemazione. che era già prevista in fase di adozione, se volete la rileggiamo, andiamo a rileggerla, e cioè realizzazione e cessione del prolungamento di via del paesetto, corredata di parcheggi, aree di sosta, petti nel raccordo con via Massoni, realizzazione e cessione del verde attrezzato su via Massoni, comprensivo degli arredi e delle infrastrutture di gestione e manutenzione, realizzazione di una fascia verde di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico lungo il margine esterno del nuovo insediamento. Queste sono le misure compensative che sono rimaste uguali a quelle dell'adozione. Non so se volesse. C'è l'esigenza, magari Stefano, di ingrandire un po' di più l'immagine, diciamo, dell'estratto del piano operativo. Ecco, perfetto, eccola qui, eccola qua. Vedete, la previsione è questa che avete davanti. Ma intanto la volevo vedere anche su Google. Poi l'area mi sembra anche abbastanza. Cioè, andarci a prevedere altre 4 unità abitative mi sembra che il carico anche veicolare. Comunque, dopo le faccio dopo l'osservazione, forse se parla Alberto che è più competente di me, dopo Sì, parlo io. ha chiesto la parola. Ecco, Alberto. Ti si sente, Alberto? Alberto, puoi Non ti intervenire? sente. Non hai No. audio? No, No, l'audio allora, non ti Alberto, sente. l'audio ti si accende perché lo vediamo verde, però non ti sentiamo. Ma vai, il volume è zero. Forse la miglior cosa è se ti sconnetti e ti riconnetti. Opzione 0, esce niente. Sì. 338. 338. Quindi Simone ce ne verrebbe 16 di case, 16 unità immobiliari. Da 12 a 16, sì, diciamo l'osservante pone un problema di riequilibrio rispetto alle opere pubbliche che deve fare, che comunque avete visto non sono poca cosa. Tenete conto che è edilizia residenziale convenzionata, cioè quella di cui abbiamo parlato qualche commissione fa, quindi con un profilo sociale significativo, non è edilizia residenziale, diciamo, normale. Quindi a noi è parso, all'ufficio è parso, che in quei termini il riequilibrio fosse corretto. Naturalmente Senti, sì, ora. ora ti sentiamo. Vai, grazie. Buonasera a tutti. No, Riccardo, sulla scorta di quello che ho percepito che stava dicendo l'assessore, anch'io ero di questo pensiero qua. L'edilizia è convenzionata, l'area è grande, sostanzialmente non è che vai ulteriormente a saturare quella che è una situazione che dà possibilità ancora
di poter essere potenziata. L'area la vedo indicata bene. Sicché grosse problematiche non ne vedo, gli spazi ce ne sono di manovra, il collegamento sicuramente agevola quello che è la viabilità già preesistente, la migliore. L'osservazione che facevo io era di carattere di anche simpatico, ma quando si parla di alberature di alto fusto, no? Dico, si intende piantumare già delle alberi alte o di prima essenza con la prospettiva che poi crescano? Perché è sensibile il costo, la differenza, eh? Ma qual è l'area, scusa, che ora la indicavi, qual è tutta quella lì? Cioè, volevo dire... Non è tutta. 5, questa. Ecco, è quella lì, quella che evidenzia adesso Stefano. No, volevo dire questo ad Alberto, provando a rispondere alla sua domanda, e riservata, diciamo, ogni altra valutazione da parte della manuale di Fabrizio, nel senso che se non la vedono come me lo dicono senza problemi. Allora, secondo me è chiaro, no, che se io scrivo alberi di alto fusto devono essere essenze vegetazionali che o lo sono già di alto fusto o lo diventano, no? Questo è sicuramente così. Dici te, ma già di alto fusto oppure che lo diventano? Secondo me sono quegli elementi di flessibilità che poi devono consentire di comporre più attentamente l'equilibrio economico e finanziario sulla base della progettazione. Cioè, noi non possiamo pensare che in una frase, no, risolviamo il tema dell'equilibrio economico e finanziario, perché te mi insegni, Alberto, che quando poi la progetti un'opera pubblica, il costo di quell'opera dipende da tante cose, dal materiale che scegli, dalle finiture, dalle caratteristiche del terreno. Quindi, per quanto noi si possa fare uno sforzo in questa fase, no, di ricerca di un equilibrio, poi quell'equilibrio inevitabilmente viene determinato nel concreto in fase attuativa. Quindi, secondo me, diciamo, sono possibili entrambe le soluzioni. Starà a chi cura la parte pubblica in modo serio, no, valutare il progetto nel suo complesso. Io la vedo così, non mi sento di attribuire un significato rigido a quell'espressione. Poi, se la Manuela e la Fabrizio la vedono diversamente, mi correggono, ma insomma. No, è così, Simone, come dici te. Io volevo capire, nelle opere perequative, no, me la fate vedere cosa fa, cosa viene fatto? L'ho letto prima, Riccardo. Sì, ma lo voglio vedere qui sulla carta, riesco a capirlo qui, sulla... Sarebbe questo qui, voglio capirlo nella realtà, cosa viene fuori, dove? Su Google, cosa è che lui fa? Stefano, li vuoi indicare te che manovri il mouse a Riccardo, diciamo su Google, dov'è che vengono le opere, così almeno lo vede. Allora, realizzazione, cessione e prolungamento di via del Paesetto, corredato di parcheggi e aree di sosta a pettine e raccordo con via Massoni. E via del Paesetto qual è? Questa. Questa qui. Che gira e vedete viene prolungata se si va sulla cartografia, quella di piano, diciamo. Cioè sì, quella striscia. C'è quella striscia arancione, vedete? Quello è il prolungamento di via Paesetto. Poi l'area verde, Riccardo, è quella. L'area verde, lo vedi, è quella più, diciamo, più a sinistra, indicata in verde. Quindi ora se gliela vuoi far vedere, Stefano, con il mouse. L'area verde è quella. Quindi vedi più o meno, Riccardo, dove compare quella striscia marroncina un po' più chiara. E quindi edilizia convenzionata. Andrea, ciao, intanto ciao. Ciao. Puoi spegnere l'audio che si sentiva frastuono? Se sei al mare.
Niente, la parte residenziale, Riccardo, ovviamente va nella parte grigia, no? Secondo il Sì, disegno. ma la convenzionata senza scadenza Ne abbiamo edilizia. parlato qualche commissione fa. Ci Volevo possono capire. essere due forme di convenzionamento, una legata alla cessione della proprietà, che quindi influisce sui prezzi di mercato, e una legata invece al 3 più 2, ai contratti 3 più 2, che sono minimo 5 anni, ma il comune può prevedere in un'eventuale convenzione anche, diciamo, che questa modalità duri più tempo, oltre il minimo, diciamo, previsto dalla legge. Sarà anche qui in fase attuativa che il Consiglio Comunale dovrà decidere. Ecco. A me mi sembra che la convenzione non è che sia una di quelle convenzioni che tutelino le persone che abbiano bisogno di queste case, perché le possono titolare per un periodo breve. Ecco. Secondo me la convenzione, se c'è, ci deve essere per più tempo, come misura Ma perequativa. ti dicevo questo, nel caso della cessione della proprietà. No, e nell'affitto, mettiamo che lui scelga l'affitto. Nel caso dell'affitto starà al Consiglio Comunale stabilire sì una durata di obbligo del proprietario di mettere in affitto quelle unità abitative ai prezzi, diciamo, ai canoni del 3 più 2. Sì, dovrà Ma quello essere. che dico io è una volta sola o sempre? Lo decide il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale può decidere, faccio per dire, per 10 anni, per 15 anni, per 20 anni, no? Tu affitti con la formula 3 più 2 le unità abitative. Però, come posso dire, non possiamo stabilirlo noi qui. Ecco, è la fase attuativa. Tra l'altro, vedi Riccardo, non a caso, vedi nello schema modalità e strumento di attuazione, piano attuativo di iniziativa pubblica e o privata, vuol dire che si va con un piano attuativo in Consiglio Comunale. Guarda, io l'ho vissuto, diciamo, quando ero consigliere comunale, no? Il vecchio RU prevedeva, per esempio, la cessione, scusa, la realizzazione di un numero di unità immobiliari, no? Che variava da un minimo a un massimo, va bene? E stava al Consiglio Comunale decidere se dare 5 alloggi piuttosto che 10, eh? Era impostato così il vecchio RU. E in Consiglio Comunale si faceva delle discussioni. Sul numero di alloggi. Per esempio, io sostenevo, ma all'epoca ero all'opposizione, mi venivano bocciati gli emendamenti, che se si dava il numero massimo di alloggi bisognava ricavarne almeno uno per il comune, no? Dicevo io, se invece di dare il minimo che è 5, se ne dà 10, uno facciamocelo convenzionare come comune. E poi il Consiglio Comunale discuteva e decideva. Quindi qui è uguale, fra virgolette, nel senso che non possiamo stabilirlo qui il contenuto della convenzione. Quello lo dovrà stabilire il Consiglio Comunale in scienza e coscienza. Ecco. Mi dici Simone, ma è sempre il Consiglio o a volte è la Giunta a secondo del numero delle abitazioni? No, allora, quando è un piano attuativo come in questo caso, vedi, c'è scritto piano attuativo di iniziativa pubblica o privata. Quando è un piano attuativo è il Consiglio Comunale per forza, per legge. Il tema che poni te si pone in relazione ai titoli convenzionati, cioè ai permessi di costruire che hanno convenzioni legate al permesso di costruire, ma non sono dei piani attuativi, che allora a volte si pone il problema di capire se è competente la giunta o è competente il Consiglio Comunale. Noi, Andrea, le convenzioni importanti le abbiamo sempre portate in consiglio. Sì, ma c'era una norma, ora non so se è cambiato, che c'era un numero massimo abitativo, non mi ricordo, tipo se erano 3 o 4 era di competenza di giunta, sopra i 4, sopra i 5 era di competenza del consiglio, In quella norma lì questo esiste sempre. caso, in questo No, caso, vabbè, in in questo caso questo no, perché caso, mi hai già risposto di no. sì, esatto, in Vediamo. questo caso il problema non si pone perché perché è un piano attuativo e quello è di competenza del Consiglio. Le ritenete giunte? Vorrei far notare una cosa che forse può sfuggire. Abbiamo ammesso anche l'ipotesi di iniziativa pubblica, eh? Cioè qualora i privati non fossero interessati a eseguire l'intervento e arrivasse un finanziamento di quelli che consentono di fare l'edilizia esistenziale pubblica, tipo
i contratti di quartiere, i progetti Pinqua, cioè in cui ci sono finanziamenti proprio nazionali per espropriare le aree e fare edilizia esistenziale pubblica, quest'area ha anche questa possibilità, eh? Quindi attenzione perché quindi il dimensionamento non è solo a favore del privato, nel caso che lo realizzi il privato, potrebbe comunque in questo caso, in questo secondo caso, essere a favore del comune che esegue direttamente, o per dire la vecchia Aterna, o la Fondazione Casa, insomma, tutte queste istituzioni che si occupano di edilizia esistenziale pubblica hanno l'uguale dimensionamento. Quindi è una delle poche aree che ha anche questa seconda opzione. Cioè, espropriando l'area. Sì, come un PEP, come vecchi PEP. Allora, quando un piano attuativo può essere, vedete come c'è scritto qui, di iniziativa pubblica e o privata, vuol dire che la previsione urbanistica che viene fatta ha un valore senz'altro, si dice, conformativo, no? Cioè disciplina l'uso del suolo. Può anche avere un valore di natura espropriativa, cioè lo ha nella misura in cui poi il comune decida di assumere lui un'iniziativa. Quindi Fabrizio sottolinea che cosa? Sottolinea che aver messo anche la possibilità dell'iniziativa pubblica, laddove arrivino finanziamenti di un certo tipo, può anche consentire a chi lo voglia, amministratore del comune, di assumere un'iniziativa espropriativa per realizzare proprio in quel caso, allora è dell'edilizia pubblica, Riccardo, no? Perché chiaramente se te espropri l'area e realizzi te come comune le abitazioni, a quel punto la proprietà è tua e quindi le gestisci ovviamente con uno scopo, insomma, auspicabilmente sociale, no? Quindi giustamente Fabrizio ci faceva notare questa cosa che non è affatto scontata, ecco perché, però è molto opportuna perché ci sono ora anche col PNRR, scusate, col PNNR possibilità di finanziamenti legati, no, all'edilizia sociale, insomma, alle politiche di integrazione sociale. Quindi è un'iniziativa opportuna. Tra l'altro, se poi tu fai un esproprio di questo tipo, paghi il valore dell'area al proprietario, quindi non è che, diciamo, insomma, la proprietà è danneggiata fino a un certo punto, nel senso che comunque. Viene espropriata a valore di mercato, quindi Esatto. è... No, ma allora, assodato che l'area si presta a questo intervento, come diceva Alberto, no? Se anche lo scopo era di avere un'area dove fare edilizia residenziale sociale, diciamo così, cioè, mi farebbe piacere che quell'area avesse sia ora che in futuro quelle caratteristiche, se lo scopo era quello, non che venga fatta un'area dove all'inizio si fa qualcosina di sociale e poi dopo 5-10 anni diventa tutt'altra area. Riccardo, fammi fare una battuta, diciamo, una cosa, diciamo, tra il serio e il faceto, ma più seria che qui c'è tutto l'arco costituzionale, no? Quindi, se qui diciamo tutti, che quella deve essere un'area che ha quella finalità che dici te, insomma, chiunque amministri ce l'avrà, eh? Tanto, tra l'altro, sono tutte registrate queste commissioni, quindi a futura memoria, come dire, non... No, quindi, perché poi, come diceva il buon Giovanni Cardellini, uso il passato non perché non ci sia più, ma perché non fa più l'assessore a Camaiore. Poi i piani vanno gestiti, cioè non possiamo regolamentare tutto fino all'ultimo dettaglio. C'è una responsabilità nella gestione dei piani, no? Quindi chi gestirà il piano, insomma, dai, avrà la responsabilità di mantenere ferma questa finalità, insomma, no? Che è chiara nelle previsioni, quindi sta poi a chi lo gestisce, appunto, realizzarla al meglio. Allora, se non ci sono osservazioni, Presidente, vado Simone, ti volevo avanti. dire una cosa io. No, no, io non ho osservazioni su questa osservazione, faccio la ripetizione. A me va bene così. Però ti volevo dire, no, visto che avete detto che ci sono finanziamenti, che ci potrebbero essere finanziamenti statali, che noi non abbiamo previsto niente, quindi, però, come piani di iniziativa pubblica, nel senso,
proprio nostre, capito? Qui c'è in mezzo un privato che se lo realizza, è chiaro che lo realizza lui, e che... però noi in questo piano non abbiamo previsto niente. No, no, scusa Michela, forse c'è un fraintendimento. Quando te metti iniziativa pubblica, ti dai l'opportunità di fare anche la cosa che dici tu. Diciamo l'alternativa... Ma se non lo realizza, se non lo realizza il privato, però... No, 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 puoi anche decidere in teoria il giorno dopo, non è che devi aspettare di capire se il privato lo fa o no, puoi anche decidere il giorno dopo che parti come comune, non devi aspettare. Ah, ok? Ho capito. Quindi no, noi qualche previsione in questo senso l'abbiamo fatta. Dopodiché invece aree che sono già di proprietà del comune, no? E che si prestano a un tipo di... interventi di questo tipo, ecco, noi non ne abbiamo trovate, capito? Quindi inevitabilmente devi prevedere cose come proprio, certo. Esatto, esatto. Sì, il problema che c'ha il comune di Camaiore, salvo forse proprio il caso della Lecchino, no? E della e delle cascinali del comparto dell'area centrale della Versilia, per capirci, non ha proprietà, aree disponibili o anche grandi contenitori inutilizzati, no? Che in qualche maniera potrebbero essere oggetto di questi interventi, e quindi inevitabilmente diciamo molto dell'intervento che dicevi te, Michela, si attua attraverso le attrezzature esistenti, diciamo tutto quello che può essere il miglioramento degli immobili già esistenti, Ok, allora vado avanti. Osservazione 338, giusto? No, 42. 342, chiedo scusa. Allora, qui si chiede sostanzialmente una nuova previsione edificatoria, ma siamo fuori dal limite del territorio urbano e quindi la richiesta è in contrasto con la legge regionale 65 del 2014 e con... No, scusa Simone, ma le puoi far vedere? Perché la gente che è collegata magari non capisce se non si vede l'osservazione. Facciamo vedere, via. Dove si vede? E te lo mostra Stefano. Stefano, puoi far vedere l'osservazione ad Andrea? Io lo vedo anche Stefano. Questo è l'estratto allegato all'osservazione, questo. Io... Che individuo... Ah, allora, Andrea, te ora è un po' che non partecipavi, ma lo facciamo d'ufficio, Cioè, si guardano tutte, Cioè, si fa... No, ma io non la vedo l'osservazione, non la sto vedendo. È quella... Come non la vedi? Quella... Gliela fai vedere Stefano, c'era un secondo fa. Ma perché se sei collegato da telefono guarda l'interfaccia, come... Questa, ecco. Questa Andrea, questa. Ora la vedo. Vedete, è una richiesta edificatoria che si colloca nel rettangolo che è qui individuato, rosso, e che si colloca fuori dal territorio urbanizzato, e quindi purtroppo se uno la riteneva meritevole di accoglimento e non è diciamo accoglibile, ecco. E quindi Andrea, l'ultimo quadratino accanto a quella alla casa è questo rettangolo rosso, l'osservante ha individuato l'area di intervento, è questo rettangolo rosso, ma accanto è quello, vedi c'è anche Google sotto, è quello che si vede grigio, è tutta quell'area lì. Sì, esatto. Questa. È quella, sì, è quella. Ma è accanto a un grigio. È fuori dal territorio urbanizzato, Andrea, e quindi... Sì, si vede ora. Quindi questo chiederebbe che, faccio per capire, che il grigio fosse allargato lì, o no? Ma il grigio è fissato nel piano strutturale. Ok, quindi non è accoglibile. Ora ti ripeto, te che non sei parte, no, della commissione, ovviamente non hai seguito i lavori, ma vabbè, faccio parte. Abbiamo chiarito, diciamo, sin dall'inizio che ti correggo che faccio parte della commissione, ma non ho diritto di voto.
No, non sei componente della commissione. Sei... Ma sono come capogruppo. Come capogruppo faccio parte della commissione e non ho diritto di voto. Ho tutti i diritti del commissario eccetto il voto. È così. Sì, non sei componente in senso tecnico della commissione, hai diritto di partecipare giustamente e partecipi ed è molto importante che tu lo faccia. Non ti volevo, volevo soltanto dirti che in questi casi noi no, facciamo vedere qual è la proposta, però poi non facciamo approfondimenti perché non si può, ecco, ma, vedi, si colloca la richiesta al di fuori del giallo e collocandosi al di fuori del giallo non possiamo valutarla perché il giallo è stato definito dal piano strutturale, ok? È il famoso limite del territorio urbanizzato definito nel piano strutturale, ok? Allora, osservazione. Comunque Simone, se uno poi lo guarda nel concreto, il giallo è un oliveto, un vigneto, insomma è una coltura specializzata. Ora questo non lo so, però Fabrizio, la cosa che volevo dire io è no, al di là di questo che è anche un fatto sostanziale, no, noi in ogni caso dobbiamo arrestare il nostro giudizio, diciamo, al fatto che è fuori dal confine, no? Quindi allora vado avanti, posso andare avanti? Prego. Allora, osservazione. Siamo nel piano in zona B2 di piano operativo e si chiede di poter realizzare un intervento di nuova edificazione. La motivazione, quindi con una perequazione, la richiesta in particolare consiste nella possibilità di realizzare 3 unità ad uso residenziale e il cittadino, diciamo, si rende disponibile a corrispondere gli oneri necessari a realizzare un parcheggio pubblico vicino il terreno in esame, in particolare lungo la via 12 agosto, e propone, diciamo, circa 24 parcheggi, più la cessione di una parte della propria proprietà in ampliamento della via 12 agosto. Quindi la proposta è 3 unità immobiliari a fronte della realizzazione di un parcheggio di 24 posti auto in un'area diversa dalla sua, se capisco bene, e la cessione invece di una parte dell'area di sua proprietà per allargare la strada. C'è un parziale accoglimento e quindi si può andare a vedere nella proposta dell'ufficio in cosa consisterebbe il parziale accoglimento. Allora, quindi essendo una richiesta nuova, ecco, una nuova scheda norma questa. Esatto, si traduce in una nuova scheda norma. L'area è quella, vedete, che è individuata sopra i parametri, con la localizzazione, diciamo, del parcheggio in giallo e la parte fondiaria nel grigio, e la previsione è 270 metri quadrati di superficie edificabile. Se puoi scorrere un attimo giù, Stefano, vediamo le unità immobiliari. 3 unità immobiliari, 7,50 metri di altezza, sotto il profilo perequativo, realizzazione e cessione del parcheggio e delle aree di sosta da ricavarsi in continuità con le infrastrutture e dotazioni urbane esistenti in via 12 agosto, adeguamento ed integrazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali di servizio, con particolare riferimento all'ampliamento della sezione stradale di via 12 agosto e delle relative infrastrutture a rete, realizzazione e cessione di un parcheggio e aree di sosta e di attestamento su via Custoza e via Novara prospiciente l'area verde attrezzato, realizzazione di una fascia verde di ambientazione a corredo paesaggistico dell'intervento. Questi sono i parametri essenziali della proposta dell'ufficio in accoglimento dell'osservazione.
è chiaro che qui la valutazione che va fatta, lo dico anche per Andrea, è se no l'interesse pubblico che il cittadino ci ha prospettato, diciamo, giustifica la scelta, no? Perché questo è un po' il criterio che ci siamo dati per decidere in casi come questi, no, della bontà o meno dell'operazione. Perché Andrea, abbiamo il dimensionamento, no? E quindi, siccome ovviamente il dimensionamento limita la possibilità di dire di sì a tutti, noi dobbiamo, diciamo, agganciare le scelte a una previsione di interesse pubblico. Quindi, diciamo, se è condiviso che in quella zona è utile il parcheggio nei termini che ci vengono proposti dall'ufficio, e se è condiviso l'equilibrio che l'ufficio propone in accoglimento dell'osservazione, è chiaro che allora la valutazione è positiva. Qui siamo nel territorio urbanizzato e quindi problemi di conformità alla legge e al piano strutturale non ce ne sono. Io dico, andiamola a vedere intanto su Google, vediamo bene dove si colloca quest'area, vediamo gli interventi che vuol fare e il parcheggio in un'altra zona dove lo vuol fare. Sì, è quello che è individuato in giallo, Riccardo, nella planificazione. Sì, ma parla anche di via Custozza. Sì. Quella di via Custozza dov'è, che è la strada privata? L'allarghiamo un pochettino. Questa è l'area. Questa è l'area. Oh, è sull'ortofoto, vuoi vederla su Google? No, si vede bene, no, Riccardo? Ah, si vede bene, no, si vede. Ma voglio capire via Custozza dov'è. Ma voglio rivedere bene gli interventi, perché ora le letti te, Simone, ma io... Certamente. Siamo alla traversa della Salzanese. Andrea, spengi il microfono che sentiamo sottofondo, grazie. Allora, via Custozza sicuramente è una di queste due traverse. Via Custozza non è laggiù insieme a via Novara? È lì dove via Custozza, è lì dove c'è il carosello, dove c'è il carosello. Allora c'è un errore di scrittura. Ma appunto, a me mi sembrava, ma infatti io voglio vedere tutto quello che... Via Custozza è lì dove c'è il carosello, l'avrei chiesto anch'io perché... Appunto, l'altra... a me sembrava così, però... Non è via... Scusate, questo... probabilmente è sbagliato il toponimo, perché il terreno è a Capezzano, di questo sono sicuro. No, quello è fuori discussione, Fabrizio. Aspettate che controllo su Google, se... Via 12 Agosto è a Capezzano. Sì, via Custozza, via Novara è dove c'è il carosello. Dove tra l'altro sta il mio amico Quadrelli, proprio lì. Vabbè, ma qui è un errore materiale, dai, allora. Vabbè, tu se la provi dopo così che... Ho fatto bene a segnalarlo. Io voglio capire le cose. Anch'io volevo capire qual era il terreno via Custozza, che non capivo qual era. È via 12 Agosto, scusate, è via 12 Agosto. Quindi correggiamo subito. Capezzano Piano. Via 12 Agosto e Capezzano Piano. Ma in definitiva il parcheggio che dovrebbe essere fatto è quello che è evidenziato lì con la insomma di fronte a via di Eugenio Benedetti. No, ma non parla solo di quello, Graziano, le lettere, la scheda, parla anche di... Riccardo e Andrea dicono nelle misure perequative c'è anche la richiesta da parte del comune della realizzazione del parcheggio in via Custozza e via Novara. No, è sbagliato, scusate, va corretta la misura perequativa, è su via 12 aprile. Semplicemente questo è il problema, non su via Custozza, ma via 12 agosto, scusate. Ma quella ce l'hai già, però, Fabrizio. No, ma scusate, il cittadino proponeva due cose: una era il parcheggio e l'altra era l'allargamento della via 12 agosto. Quindi noi dobbiamo, secondo me, se è condivisa l'esigenza. Allora, vediamo l'allargamento di via 12 agosto. Esatto, l'errore è lì, nel senso che già l'osservante ci diceva che è disponibile all'allargamento della strada. Quindi noi dobbiamo chiedere il parcheggio e l'allargamento della strada.
Infatti, Sì, voglio non dire c'entra quello. nulla Non c'entra la nulla misura. quella misura lì. Quella misura La lì è misura, tutta. quell'altra è un refuso, no? È chiaramente un refuso. L'ho levato, l'ho già levato. È un punto in più, non c'entra nulla. Esattamente, bravo. Simone, io volevo capire un'altra cosa, ma se l'area del parcheggio non è di proprietà dell'osservante, no? La può fare la perequazione? Perché io avevo già capito nelle altre commissioni che le aree dovevano essere di proprietà. Forse avevo capito male No, io. Michela, hai capito bene, tant'è che noi accettiamo quella perequazione lì e gli chiediamo di fare il parcheggio su via 12 Agosto proprio, capito? Ah, ecco, Guarda quella la. lì non è accettata per questo motivo. Lui aveva proposto di fare il parcheggio non in adiacenza alla sua proprietà, invece noi, è per quello che c'è il parziale accoglimento, se no sarebbe accolta totalmente. Se guardi il disegno che c'è alla scheda, se glielo fai vedere alla Michela, Ma io Stefano, voglio ha capire detto in definitiva cosa si fa, perché non si è ancora vista. un Andiamo. parcheggio, No, ma su lo via voglio 12. vedere. Voglio vedere il parcheggio e voglio vedere l'allargamento della strada. Lo vedi nel disegno, guarda, Riccardo, lo Lo vedi il so. disegno? Lo vedo il disegno, ma a me il disegno mi dice poco. Lo voglio vedere che cosa significa allargamento di via 12 Agosto. Voglio capire che significa quell'allargamento lì. Ha Significa senso, voglio dire, ci andiamo su Google, voglio vedere, ha senso. O è meglio chiedere qualcos'altro piuttosto che l'allargamento di un pezzettino? Allarga tutta la via 12 Agosto? No, ma Appunto, lì c'è il link. allora, Scusa, dimmi. Riccardo, se posso condividere lo schermo. Faccio vedere, cerco di farti capire il ragionamento che abbiamo fatto, ok? Questa è la via 12 agosto, la vedete? La 12 agosto, ecco. Questo è il lotto in questione dove peraltro c'è un fabbricato che dovrà abbattere suo, di sua proprietà, fabbricato, insomma, una capanna. L'idea è che siccome è lì che c'è l'incrocio con Via Benedetti, un pezzo va allargato per la strada in modo da consentire meglio l'ingresso e l'uscita di Via Benedetti e un ulteriore pezzo viene ceduto per il parcheggio e le abitazioni vengono fatte in fondo al campo, quindi lui cede circa 2/3 di questa proprietà, in parte per l'allargamento della strada e in una parte ancora più significativa per farci un parcheggio. E qui, L'ho in effetti, su capito. questa strada, se vedete, è utile perché non c'è un parcheggio in tutta la strada, se non dove Utile il sfruttare questo. parcheggio. Secondo me non è utile l'allargamento Qui ci della sono strada. due parcheggi anche abbastanza grandi e sempre vuoti. Appunto. E te vai pure a vederla quella strada lì la sera, c'è il parcheggio vuoto e la gente c'ha le macchine dentro. Alzo le mani. Fanno anche le feste, ma poi il parcheggio uno dice sempre utile. Infatti, io volevo dire, se non aveva un senso fare qualcosa da qualche altra parte piuttosto che fare questa perequazione, perché allargare la via 12 Agosto un pezzettino è assurdo, perché è una strada tutta di omogenea. L'allarghi lì dove vai? Vai da picchiare una casa dopo. Cioè, non la vedo veramente utile. E come anche il parcheggio, forse in altre zone sarebbe stato anche meglio. Io mi limito a dire questo. Chiedo scusa, lo dico con umiltà, nella consapevolezza che ci sono, diciamo, amministratori che conoscono di più e meglio le esigenze di quella zona rispetto a me, quindi lo dico con assoluta umiltà. Siamo sicuri che lì, diciamo, un'organizzazione diversa della sosta non sia utile sotto il profilo pubblico? È una domanda, perché a vederla così, questa strada è un pochino, la conosco anch'io, ma ripeto, meno di altri che vivono di più quelle zone del territorio. Cioè, mi sembra che non è che ci siano tanti posti auto, vedo anche delle attività piuttosto, diciamo, importanti. Cioè, non volevo capire se questa valutazione è condivisa, perché è chiaro che se non si ritiene che ci sia un elemento di interesse pubblico, allora per questo motivo l'osservazione va o non accolta oppure modificata nella parte perequativa. Ecco. È Simone, ma questo. su in cima alla via 12 agosto, lassù in cima c'è un parcheggio. Ne Se sono ci due, ci sono riandate. 30 o 40 posti in macchina tra tutti e due i parcheggi. Vedi qua su in cima c'è un bel parcheggio, vedi? 30 Guarda, metri da quel parcheggio lì ce n'è un altro che è è poco davanti più alla casa di avanti un altro. all'interno. Ma allora, se mi dite che quel parcheggio lì, che ho capito benissimo qual è accanto a quelle
tre case, diciamo, in Sì, stile è solo moderno. quello, Ho sì. capito qual è, l'ho presente, il luogo lo presente. Se mi dite, e questo io invece non lo so valutare, che è, come dire, libero tendenzialmente, e allora avete ragione, c'è nulla da dire. E se è No, infatti dicevo, tendenzialmente libero. non sarebbe stato meglio prevedere un'opera perequativa diversa che rifare un parcheggio lì che non c'è l'assoluta necessità? Però si Vi può faccio fare sul però parcheggio, il un'altra parcheggio domanda. è Vi sempre faccio utile, non è che sono di quelli che parcheggiano. però un'altra domanda. la parola Alberto. Scusa Simone, Ah, in modo. scusa, Jacopo. No, invito commissari laddove vogliano prendere la parola, se cortesemente fanno come fa il sottoscritto, scrive e chi vuol prendere la parola e si evita sovrapposizione, è inutile perdere di tempo. Allora, io la zona la conosco perfettamente perché c'ho l'ufficio a 300 metri e fino a 4 anni fa l'avevo a 50 metri dalla zona. Il parcheggio, quello dove c'è l'asilo nido, l'alveare lassù in cima, che era sotto dove avevo l'ufficio io, è insufficiente il primo parcheggio, specialmente la mattina quando vengono le mamme a portare i bimbi e soprattutto quando devono fare l'inserimento, perché come diceva giustamente Graziano, molte volte la strada è invasa dalle macchine parcheggiate, fra l'altro non ci sono neanche le strisce, quindi sostanzialmente non è normata benissimo la situazione. Un'altra questione è quello lì davanti a quel blocchetto delle serre fotovoltaiche, no? Che sembrano serre quelle tre case lì. Ecco lì, è vero che specialmente quello interno, perché quello sulla strada è sempre pieno, ok, per i residenti, quello interno sostanzialmente è a uso e consumo di quelle abitazioni che ricordo sono sei, no? Sono sei abitazioni, quindi 12 posti auto, ma la metà dei quali lo ricavano all'interno per comodità all'interno della loro sede. Di contro, invece, la intersezione via dell'Eugenio Benedetti, via 12 Agosto, ha bisogno di particolare attenzione. Al di là dell'attività presente che ha un parcheggio suo interno. Prima dell'attività al lato Massarosa, è vera la circostanza palesata da Cinquini e da Simone che l'immissione lì è molto pericolosa, soprattutto perché, data dalla maleducazione di chi percorre via 12 Agosto in senso Mare Monti o Monti Mare, sostanzialmente lì c'è un limite di 30 e 30 è solamente quella velocità che raggiungono prima, è che lì mettono anche la seconda, la terza e la quarta. E quando t'affacci col muso, sovente succede, nella migliore delle ipotesi, la litigata e il mandarsi a quel paese, più spesso succede il famoso intoppetto. Ecco, anche se a primo avviso sembrerebbe vana lo spanciamento, Riccardo, della lì, secondo me aiuta, magari facendo anche una sorta di mini sparti traffico o ragionando in quella situazione critica, perché lì è veramente critica. Quel parcheggio in quella zona lì risolverebbe anche il pluriannoso problema che nel tratto tra via Don Eugenio Benedetti, dove c'è l'attività commerciale, e sotto via del Cafaggiolo, lungo quel tratto di strada lì dove c'è quel piepiume di abitazione, per le casse del comune, ahimè, sarà un dispiacere, ma perché fino ad oggi ci chioccano delle multe giornalmente perché hanno la cattiva abitudine i residenti e ci sono anche delle liti pendenti in corso perché lì non si vogliono dotare del passo carabile e quindi uno si parcheggia davanti a casa di quell'altro, litigi, avvocati e quant'altro. Quel parcheggio lassù non sarà la panacea, sicuramente è sicuramente meglio di quello posto a 300 metri di distanza da percorrere a piedi perché noi tutti sappiamo. E se abbiamo un parcheggio vicino, siamo più predisposti mentalmente a parcheggiarci piuttosto che lasciare la macchina sulla strada. Diverso è anche mentalmente sapere che c'è un parcheggio che è a 400 metri, 100 metri, che sono tutti cultori della salute, cosa sono? Però mentalmente andare a infilare la macchina là dietro, che non è sotto controllo, che non è sotto la vista di tutti, con i tempi che corrono, sicuramente è preferibile e auspicabile aveva un parcheggio fronte viabilità che non uno nascosto da un parco davanti. Ho detto.
Sì, ma io considero, tu hai detto che il parcheggio che può essere anche, se io non sono contrario ai parcheggi, non ha senso, caro Alberto, te lo dico con tutta sincerità, l'allargamento della strada, perché io la conosco bene, anche io quella strada lì, ci vado spesso perché c'è un amico, e quando te arrivi dalla Sarzanese su, te se c'è l'allargamento e cammini, te non ci vai a destra, te prosegui a diritto. Non è che quello ti permette di andare a destra, no, le macchine vengono a diritto, quindi non risolverà nessun problema di ingresso su quella strada, perché è dalla parte di là. Perché chi viene dalla Sarzanese in giù, non ti preoccupare che non arriva lì e va a destra, perché una casa dove con il muro e la ringhiera, te lì non ci andrai mai. E quindi te tirerai a diritto e sarà uguale a prima. Ecco perché dicevo se ha senso fare spendere dei soldi lì o forse sarebbe stato meglio destinarli da un'altra parte. Poi il parcheggio, se è utile, benissimo. Io non è che sono contro il parcheggio. Io sulle valutazioni del parcheggio anch'io mi rimetto. Michela, scusa, non t'avevo visto. Concludo il ragionamento, un momento se posso. Sulle valutazioni del parcheggio non sono in grado di esprimere un'opinione che sia informata. Certo, segnalo che per tutte, cioè di viabilità come questa, che sono caratterizzate da residenze prevalentemente, tra l'altro tutte piuttosto recenti, bifamiliari che ricavano i posti auto anche all'interno, come è normale che sia da standard. Insomma, non mi sembra proprio la più sfigata delle strade per parcheggio, però mi rimetto a quello che al bisogno potenziale che ritenete voi, eh. Io non la conosco così bene a sufficienza. Mi limito soltanto a di questo, probabilmente in questo caso siamo nei confronti di una scheda che, come dire, in cui è andato un po' di dimensionamento, no? Perché non era prevista in fase di adozione, quindi l'abbiamo inserito ora a seguito delle osservazioni. E come è già stato anche in altre occasioni, io mi limito a dire che non è che tutto quello che è nel territorio urbanizzato nell'arco dei 15 anni, 20 di operatività dello strutturale debba diventare per forza sviluppo urbano davvero, no? Del resto l'abbiamo visto anche noi quanti parchi e quante aree verde nel territorio urbanizzato sono previste anche in perequazione, quindi non è un invito che devo fare all'amministrazione, questo che so bene che, come dire, ha sensibilità da questo punto di vista, però nei confronti di un'iniziativa privata che non avevamo messo in conto, valutiamolo, ecco, solo questo. Ma Come però. Jacopo, mi rivolgo a te e anche agli altri commissari. Ma non sarebbe allora opportuno, visto che c'è una, diciamo, articolazione significativa di opinioni, metterla fra quelle da rivedere in fondo? Perché secondo me la cosa più, ripeto, delicata, l'ho detto sin dall'inizio, è che quando dici sì, no a qualcuno, come in questo caso, stai anche dicendo no a qualcun altro, no? Per via delle regole del dimensionamento. Quindi forse anche, dico, con le considerazioni di Alberto, no? Potremmo metterla in questo, diciamo, gruppo finale, perché poi lì va anche stabilita una gerarchia, no? Di scelte, e quindi forse questa gerarchia di scelte è meglio apprezzabile in fondo, visto che no. Cioè, perché se devo fare una sintesi della discussione, mi pare che venga fuori che il parcheggio può avere una sua utilità, ma insomma, no? Non Fino siamo a di certo fronte ad una punto, sì. situazione nella quale si può dire che è una priorità assoluta. E allora, se è così, forse conviene, no, rivederla insieme ad altre, perché potrebbe anche venire fuori che la commissione dica, no, va bene oppure non va bene. Nei termini in cui ce l'ha proposto l'ufficio, potrebbero venire fuori nel corso dei lavori altre opere pubbliche di cui c'è bisogno e che si prestano bene, no, rispetto ad un'osservazione piuttosto che un'altra. Non lo so, ecco, suggerirei l'accantonamento come si è fatto in altri casi, però valutate voi, eh. Anna? Sì, io sinceramente la penso come Simone, anche perché avendo sentito due commissari, allora, che la pensano in due modi diversi e conoscono il territorio, ora veramente io non conoscendolo, sono
Sono un po' confusa sulla cosa. Al limite, per il discorso dell'utilità dell'allargamento della strada, potremmo anche pensare di andarci, visto che qualche sopralluogo comunque sia abbiamo da farlo. Io comunque sinceramente, ecco, la metterei un attimino da parte anch'io e ci tornerei sopra in un secondo momento. Tenete anche conto, ora qui, anche qui forse non c'erano le stesse opinioni, mi pare, però tenete anche conto che se uno decide che un'opera piuttosto che un'altra è utile e invece l'altra utile non è, uno può anche ridimensionarla la previsione, no? Cioè faccio un'ipotesi, se uno dice è utile l'allargamento stradale, faccio per dire, no? Perché si valuta effettivamente la pericolosità di quell'incrocio. E allora uno può anche dire faccio fare quello, e però se faccio fare solo quello, chiaramente la perequazione, no, l'equilibrio diciamo sarà diverso. Oppure uno può dire, ma può essere utile un parcheggio, però con queste caratteristiche piuttosto che con queste altre, no? E allora anche lì l'equilibrio può cambiare. Dico anche in termini di consumo del suolo in relazione alla parte privata dell'intervento, cioè tra. È utile un parcheggio, no, nelle proporzioni che si sono viste, oppure non si fa niente, ci possono essere anche delle ragionevoli vie di mezzo, e nelle vie di mezzo ovviamente va ridimensionato l'intervento a quel punto. Lo dico perché la Commissione può fare anche queste valutazioni, ovviamente. La Accogliamo la mettiamo allora da proposta parte, degli Presidente. ascoltatori. Voglio aggiungere qualcosa anch'io. Ok. Dai, Riccardo, io mandino anche la No, no, proposta. guarda, stranamente Jacopo, mi trovo d'accordo con te. Beh, condivido l'intervento, condivido il senso perché non è che bisogna farla a tutti i costi, no, non è che bisogna riempirla o arrivare al dimensionamento stabilito. Cioè, se questa opera pubblica la riteniamo strategica, essenziale per quell'area, sì, altrimenti cioè, anche no, voglio dire, cioè. Io facevo per abbracciare un po' la cosa, ma se proprio devo essere sincero, l'intervento lì non ce lo vedo. Ecco. Quindi mettiamolo in fondo, discutiamoli, ma ci sono altri interventi e altre zone allora dove si potrebbe fare un intervento con una migliore misura perequativa e risolverebbe magari qualche problema in altre zone. Lì lo vedo un qualcosa di più, in più. Può servire, come dice giustamente Alberto, ma è un qualcosa in più. Sicuramente non serve l'allargamento della strada. Perché chi viene dalla Sarzanese va dritto, non è che poi arriva al confine del muro e va a destra, arriva dritto e arriva alla sua velocità, che è anche molto sostenuta. Tant'è che io ci feci un'interrogazione, che normalmente voi altri bocciaste in Consiglio Comunale, per l'inserimento di attraversamenti pedonali o dossi, perché me l'aveva chiesto la gente del posto. Avanti allora. Osservazione Io direi di procedere. 351. No, ci sarebbe la 344. Allora ho saltato, scusate, ho 344. perso l'orientamento sul foglio, scusate. Ce n'è diversi prima. 344. Allora, si chiede nella zona di via Sarzanese un'area di trasformazione ad uso residenziale con queste caratteristiche, superficie edificabile 300 metri quadri e 3 unità immobiliari. Dal punto di vista perequativo, si propone di realizzare e cedere un'area da destinare a parcheggio pubblico. L'ufficio, diciamo, non ha ravvisato un particolare interesse che giustifichi il consumo del suolo. Dove siamo, scusa? Siamo a Capezzano Piano, le vicine alla via Sarzanese. Vedete, siamo in quest'area interna. Scusa un attimo, Simone, un attimo solo. Territorio urbanizzato. Dimmi scusa, Simone. Vai.
Sì, allora vedi Riccardo, dove c'è il mouse di Stefano, l'area è quella lì, quella che Stefano sta, diciamo, cerchiando idealmente. E secondo l'ufficio, ma insomma, una valutazione che ho condiviso anch'io, lì noi non abbiamo bisogno di un parcheggio pubblico e quindi la proposta, insomma, non ci sembra meritevole di accoglimento. Tenete anche conto che siamo in un'area, diciamo, interna al territorio urbanizzato, ma insomma siamo al margine, del territorio urbanizzato, quindi lì dopo si apre tutta un'area, come vedete, agricola verde. Per cui, insomma, secondo noi non ci sono gli estremi per una valutazione di interesse pubblico. Poi, se non ci sono osservazioni, vado avanti. Poi, osservazioni. Scusa, quella lì è un'area. A che posizione c'ha nell'adottato? Perché siamo dentro il territorio urbanizzato, è un F3. No, è un H1, vedi, lo vedi a sinistra, Jacopo. H1, ma se uno non ha gli occhiali ci le vede male, vedi per esempio H1, va bene. Ok, vado avanti. Osservazione 348 riguarda un'area di trasformazione LTU 3.3 in via Massoni. Si chiede che venga modificata la posizione. Sostanzialmente della superficie fondiaria e degli spazi pubblici per Ma ragioni di scusa Simone, conformazione. qui hai detto via Massoni, ma qui c'è scritto via Unità d'Italia. Allora, nella sintesi dell'osservazione c'è scritto via Massoni, poi effettivamente nello schemettino che guardi te c'è scritto via Unità d'Italia. Vabbè, io direi l'apriamo, la scheda. Comunque via Massoni, a Ok, e niente, vedere così, a vedere così. qui chiede una modifica della dislocazione, diciamo, della parte privata e della parte pubblica, senza modificare gli obiettivi dell'intervento. E mi pare che non chieda altro. E c'è un parziale accoglimento. Vediamo in che termini è stata parzialmente accolta. Allora, TU. è la TU 3.3. Vedete il parziale. Perché in realtà, scusate per precisazione Simone, scusate se si interrompo sempre, in realtà è proprio via Massoni via Unità d'Italia perché fa angolo, capito? Vedete? È un'intersezione, infatti. Sì. Allora, La via vedete. Massoni lì è richiesta, questa. Tutte lì vengono, ma sì, no? Vedete, nell'adottato il parcheggio era collocato, diciamo, in questo modo, vedete la striscia gialla, e la parte, diciamo, fondiaria era concentrata, diciamo, nel grigio che vedete. E adesso, vedete, diciamo, le opere pubbliche si attestano tutte sulla strada, sia il parcheggio, sia, diciamo, l'area verde, e la parte fondiaria si attesta sul retro. Quindi, per essere precisi, ora poi lo andiamo a verificare, Fabrizio, correggimi se sbaglio, noi abbiamo mantenuto gli stessi parametri, però abbiamo ridotto un po' lo spazio pubblico a favore dello spazio privato, ma vedrete a parità di parametri, a occhio, perché probabilmente il cittadino ci segnalava che nel grigio che gli avevamo attribuito non c'entrava l'intervento. Per come Sì, era sì. I collocato e per come avevamo dislocato gli spazi pubblici. Quindi vedete. parametri rimangono infatti Simone gli stessi, soltanto che appunto lui aveva due problemi. Uno che aveva un lotto molto stretto e due c'è il problema anche del reticolo idrografico, lì c'è un fosso a cui lui deve stare a distanza e quindi avrebbe avuto enormi difficoltà. In questo modo noi mettiamo lo spazio pubblico invece anche a valorizzazione del reticolo idrografico, no? Quindi in qualche maniera. E lui si arretra, diciamo, allineandosi con gli edifici esistenti. Quindi mi sembra una dislocazione migliore, sia, diciamo, per la qualità del progetto spazio pubblico, e a loro no, gli viene meglio l'accesso all'edificio e non hanno limitazioni di costruzione, sostanzialmente. Vediamo, vediamo Stefano come sono modificati i parametri. No, i Poi parametri vediamo sono anche. rimasti gli stessi. No, probabilmente è aumentata però la superficie, cioè la superficie edificabile sarà rimasta uguale, Fabrizio, ma la superficie fondiaria probabilmente è un po' aumentata, o mi sbaglio. Io No, penso no, anche è rimasta la stessa.
Visivamente sembra un È pochino più. aumentata la superficie edificabile lì. No, quella edificabile no, casomai quella fondiaria, cioè lo spazio di manovra. Questo faccio una verifica io col Può scorrere la GIS. scheda norma? Vediamo la scheda norma, se ci sono altre modifiche o no. Se non ci sono, poi Fabrizio verifica col GIS. Possiamo scorrere la scheda, Stefano? Stefano? È bloccato. Comunque ce l'abbiamo, eh? Allora andiamoci da noi, la TU 33. Diciamo, a occhio mi sembrerebbe aumentata la superficie fondiaria, che non vuol dire, Riccardo, che è aumentata l'edificabilità, eh? Per superficie fondiaria si intende lo spazio, dove te puoi edificare. Poi la superficie edificabile è quella che è. Gli abbiamo dato, mi sembrerebbe a occhio che gli abbiamo dato un pochino più di spazio, perché probabilmente nell'adozione era troppo stretto, ecco. Però questo guardando il disegno. Ora, i parametri li controllate voi. Sto controllando, Sì. O magari un'impressione visiva sbagliata mia, eh. eh. No, Però. sì, c'è una leggera differenza. In effetti è circa 200 metri quadrati in più la fondiaria rispetto a prima. Questo ci siamo dimenticati, sì. E allora magari correggiamolo, aumentiamo la superficie fondiaria, diminuiamo diciamo la parte pubblica, e però l'edificabilità resta invariata. Questo è il concetto. Interventi? Io la voglio vedere su Google Quello si sapeva, ma anche. No, ma altri interventi? rendermi conto, no? No, altri interventi a me mi sembra, insomma, che onestamente, ora, cioè dove lui andrà a costruire è molto aumentata, se non mi sbaglio io. Si tratta di capire come distribuisce la superficie che è la stessa, no? Qui No, ecco, lo accanto. volevo capire, ecco. No, no. Tieni conto, Riccardo, che comunque il rapporto è sempre a favore dello spazio pubblico, è sempre superiore lo spazio pubblico rispetto a quello fondiario, in cessione e realizzazione. Come detto, scusami Fabrizio, che era mai andato via Cioè, lì. la superficie fondiaria diventa 1.300 e quella che viene lasciata come spazio pubblico 2.300. Prima era 1.000 e ora e quello spazio è 2.600, però il rapporto è sempre 1.300 a 2.300, quindi è nettamente superiore la superficie di spazio pubblico rispetto a quella che rimane privata, eh. Quindi a me mi sembra che ci sia un No, no, equilibrio. dicevo, è aumentata la parte fondiaria, no? Sì, e lì c'era un errore nostro che non avevamo corretto, Riccardo, però non l'edificabilità, eh? L'edificabilità è rimasta uguale. E allora, scusa, ma questa foto che vedo, l'ha adottato, quella sopra e quella sotto, non è com'era e com'è ora? Sì, La mia però opinione. ho capito che te stai facendo un errore perché non sei un tecnico, no? Allora, una cosa è la superficie fondiaria e una cosa è la superficie edificabile, ok? Sono due concetti diversi. La superficie fondiaria è l'ambito spaziale nel quale io posso realizzare l'intervento. Lo I spazio. giardini privati, quello che rimane come giardino privato, per capirci. Capito? La superficie fondiaria è l'edificio e il Certo, più la ho riserva, ok? capito, sì, giusto, grazie. Okay. L'edificabilità è rimasta uguale, questo volevamo dire. C'ha il Volevo giardino più capire. grande, ecco, per capirsi. Ecco. Invece io, Fabrizio, ma quell'altezza che abbiamo messo, cioè 10,50 che sono tre piani di casa, è confrontabile con quella limitrofa? Mi sembrava di dire. Controlliamolo, guarda, vado su Google perché a questo punto mi sa che questa è una scheda che un po' ci è sfuggita. Vado a controllare su Google, eh. Mi sembra un po' più bassina quella zona lì. Sì, sono tutti due piani lì. Sto guardando ora su Google, sono due piani. Quindi se vogliamo, visto che gli abbiamo dato anche su più superficie fondiaria, quindi anche più spazio, possiamo abbassare l'altezza, se Sì, io direi vogliamo. proprio di sì. Non so che ne pensano gli altri, ma io direi di sì. L'assessore è d'accordo. D'accordo. Stefano, ci sei, hai ripreso? Sì, allora adesso rifunziona. Ok.
Allora posso andare avanti a questo punto, Presidente? Se non c'è nessun altro intervento, sì. Fate le modifiche dell'altezza, quindi. Scusate, me la volete far vedere? Avevo chiesto per favore di vederla su Google. Hai ragione, hai ragione. Ma ora si è recuperato il collegamento, prima non si poteva. Sì, faccio vedere. È davanti a quella di ieri che abbiamo discusso un'ora. Quella che abbiamo accantonato? Se la No, rivedi. quella ti ricordi, quella che è un rudere che va ricostruito, che c'ha l'allungo fosso. Dove c'era solamente il basamento della cantina, Riccardo. Ma Stefano, ci Sì, sei? grazie. Vabbè. Sì, ci Stefano? sono. Sì. Ah, no, perché non vedevo, diciamo, movimento, allora ho capito. Non sta caricando. È qui, è questa qua. Vabbè, è caricato, sì. Sì, si vede bene. E noi gli chiediamo tutti i terreni fronte fosso per capirci fino alla strada, e loro costruiscono dietro questi edifici, quelle due villette che ci sono già, per capirci, vedete? Sì, è chiarissimo. E qui c'è quella di prima. Va bene. Che c'è quella di prima, ma scusa un attimo, è qui, non è dove c'è quella, diceva Alberto, no? Cioè lui lì davanti ci dà questo parcheggio dove? Si può fargli dove è il fosso, perché poi rinasce il problema di... Scusate, Riccardo, ci vai, fermo lì, Stefano. Latitude 3,5 è quella che abbiamo visto 10 minuti fa, ok? Lo vedete? Posso condividere lo schermo che provo a spiegarglielo a Riccardo con Google? Vai, Sì. fammi. Allora, siamo qui, vedi Riccardo? Ok? Vado con l'omino. Anzi, no, invece con l'omino te lo faccio vedere in 3D. Ecco, questa è la situazione, no? Ci sono queste tre villette, poi c'è No, questi lascia già, lì. queste... Questo è il fosso, lo vedi il fosso? E questo è il vecchio rudere che diceva Alberto. Noi Sì, lo prima vedo. gli avevamo detto di edificare qui e di darci qui il parcheggio col verde qui dietro, ok? Mentre ora loro edificano qui dietro e ci danno qui il parcheggio, quindi sul fronte strada, e qui l'area verde, con tutto il fronte libero sul fosso, ok? Ho capito Scusa, bene, però mi ti posso volevo chiedere. inserire, Volevo però... dire, ma il Quello che parcheggio. dice, quello che dice Riccardo è fondato perché Fabrizio, se il fosso è consortile, il parcheggio, cioè il Inferiore a parcheggio 500 rappresenta. metri quadrati, come guardate, il parcheggio viene qui. Ho capito, Dice ma se te ne taglia 10 metri, scusa se c'è il No, ma fosso. 10 metri è la nuova edificazione. I parcheggi a raso inferiore a 500 metri quadrati ci si possono Ma fare, guarda, se è nel reticolo, nei 10 metri non ci si può fare nulla. A me appunto. sembra, mi pare. No, non è Magari così. Controlliamo si può verificare questa cosa, perché in effetti. controlliamola bene allora. Fabrizio, la norma che citi te sui 500 metri quadrati è che È la cioè, legge regionale 41, la 41, sempre la solita. quindi se è così, Manola, però saremmo sicuri se è nella legge regionale. Ora controllo, sto controllando. Ora no, io non ce l'ho sotto mano, provo a collegarmi con l'altro computer a cercare la... O la metti te, Fabrizio, la 41? La sto cercando, sì. Ah, Come ok. la legge di natura idraulica e parcheggi volumi non ne fanno, insomma, Sì, francamente. però io non sono sicura, ecco, No, che perché. verifichiamolo, verifichiamolo. No, ma era un mio ragionamento generale, no? Perché a me era sfuggito questa cosa del fosso che l'ha notata Riccardo, in effetti. Un Però qua conto. nell'Emilia, Simone, un parcheggio ha risentito del vincolo idraulico. È stato fatto, non è nel nostro comune, è nel comune di Massarosa, ma è stato fatto molto più piccolo perché.
c'è il vincolo idraulico, eh? Quindi ne ha risentito quello, eh? No, no, per amor di Dio, hai visto, no, di che si sta parlando, Michela? Una fossetta. Sì, quello ho visto, ma questi vincoli, sai, li mettono anche per le fossette. No, 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 ma lo so, lo Se so, lo poi so. pensi a me, io tanti ne eliminerei, ma comunque. Grazie, le foto le avevi viste? Sì, l'ho visto, l'ho visto le foto. Allora, c'è da guardarmi con Erzo. Mi sembrerebbe, Fabrizio, che il problema ci sia, occhio. Infatti, Sto leggendo. Però perché dalla costa fa sempre ragionamento dei 500 metri? forse c'è qualche circolare interpretativa, Non qualcosa. credo, non credo proprio. No, a leggerlo così, all'articolo 3 del 41, in effetti, non ci si potrebbero fare. Però, Sentiamo alla vostra, allora con calma e poi la sospendiamo, ci si torna. Cioè la sospendiamo. Se siete d'accordo, si può rimanere così, se non ci sono osservazioni, dico di merito, che se il problema sussiste ci ritorniamo sopra. Se invece poi alla fine la proposta, diciamo, è tecnicamente corretta, se non ci sono, ripeto, obiezioni di merito, a questo punto la possiamo licenziare. Ok? Direi di dare questa indicazione. sì, io condivido con quella premura lì dell'altezza, ma penso che sia stata già accolta. Chiaramente, se invece c'è il problema del parcheggio, allora va riesaminata. Oh. Io credo che se alla vostra dice così, un motivo ci sarà, che ci sfugge. Domani lo contattiamo e venerdì vi facciamo sapere. Va bene. Ok. Presidente, vado avanti? Sì. Allora, 349. sì, l'osservazione riguarda un terreno che fa parte dell'area di trasformazione T1 3.5, ma allora questa l'abbiamo già vista, probabilmente un altro proprietario che fa la stessa osservazione che abbiamo già visto, 12-18, sì, è uguale, probabilmente sono più proprietari, vi torna ufficio? Oh, ma è quella che si è fatta ora 349, è quella che si è detto che si è fatta 750. Devi andare con la 351 te. No, la 348 è quella che abbiamo fatto ora, È la Alberto. 348, quella che si è fatta ora. E ora qui siamo, lo vedi Alberto, tornati nella TU 3.5, quella delle 16 unità immobiliari convenzionate. Quindi Sì, hai ragione. vuol dire che sono più proprietari. Verificatelo, quindi l'abbiamo già Sì, vista, insomma. vero. Allora, 351. Allora, qui siamo in un'area definita dal PO adottato di recupero degli insediamenti degradati e abbandonati di via provinciale ex cartiera.
ci chiedono sostanzialmente di correggere alcune incongruenze, una relativa alla perimetrazione dell'area, una relativa alla superficie territoriale che risulterebbe di 10.300 metri quadrati e non di 7.200, scusate, non di 12.340. E poi chiedono alcune modifiche, cioè scorporare dalla perimetrazione alcune superfici pertinenziali di alcuni fabbricati storici e poi deperimetrare dall'area ST 4.1 le particelle che non sono di proprietà e vengono individuate quali. E poi niente, dalla sintesi non mi risulterebbe nient'altro. C'è una proposta di parziale accoglimento da parte dell'ufficio, andiamo a vedere. Questa qui è una scheda norma nuova. Ah, No, questa è una scheda norma esistente. Loro esistente. chiedono di correggere la superficie territoriale, di scorporare alcune particelle. E poi Questo è lo stato adottato e questa è la modifica. me lo fai vedere, scusa, quello adottato in... Che differenza io rispetto Questo è l'adottato. qui. Sì, e poi anche qua giù in fondo, vedete, sono state scorporate delle particelle. Vedete? Qua giù in fondo e poi forse in cima, Stefano, esatto. E poi niente, hanno chiesto la correzione di alcuni parametri che erano errati, quindi diciamo non c'è Sì. altro, non c'è altro, giusto Stefano, qui? Guardiamo parametri, per favore. Parametri li abbiamo lasciati uguali, da quel che capisco. E ora riguardiamoli un attimo, che voglio capire una cosa. Ci sono diverse aree coinvolte. No, ma allora non è, scusate, Mi torna, eh. anche a me non mi torna. Ma la sintesi allora è sbagliata perché ci sono anche altre cose. Manola, puoi controllare la sintesi perché non Sì. torna. Mi sa che la sintesi è parziale qui. Bisogna devo ricontrollarla. Eh sì, perché vedete che compaiono in giallo delle novità, e anche delle aree. Ora Sì, io poi. probabilmente perché avevano chiesto un atterraggio. Ora non, Fabrizio Cipollini, Ma ma allora. scusa. Allora, chiedo scusa. Io diciamo l'ho presente, no? Perché l'abbiamo vista in fase istruttoria. Ora ho capito qual è. E allora però è sbagliata la sintesi. È sbagliata nel senso che è parziale, non è che è sbagliata, è parziale, nel senso che loro chiedono la correzione di Allora alcuni. leggiamola tutta a modo questa. No, no, assolutamente, Riccardo, Vogliamo certamente. vedere l'osservazione? Sì, è. Allora, diciamo, la prima parte è quella che abbiamo già detto, ok? Quindi lo scorporo di alcune aree dalla perimetrazione. Si vede bene, guardate, torna un attimo su, Stefano. Si vede bene da questo disegno che c'è nell'osservazione. Vedete, quest'area contornata in arancione e quest'area contornata in viola che vengono scorporate. Dopodiché loro chiedono, se capisco bene, diciamo, di prendere questi volumi e di trasferirli su alcune aree del territorio urbanizzato, perché qui, questo diciamo a me è chiaro, c'è, vi ricordate, diciamo, negli obiettivi del piano strutturale, la realizzazione del parco fluviale, cioè la realizzazione di un'area verde con, diciamo così, appunto, con lo scopo di fare il parco
un'area verde vicino al fiume, un parco pubblico. Posso un Quindi, momento? sì, Stefano, prego. Questa osservazione riguardava solo la deperimetrazione di quelle aree lì. Poi c'è la 500 che interviene sulla stessa scheda norma, che Ah, si troverà più avanti. ecco, se no non capivo. Ma allora perché si vedevano le altre aree? Vabbè, perché loro probabilmente nella stessa... Perché la Vabbè. scheda norma è la stessa. Ok, va bene. È chiaro? Quindi sono due osservazioni sulla stessa scheda norma. Quindi l'osservazione che abbiamo letto ora è corretta nei termini in cui io l'ho letta all'inizio, perché riguarda solo la perimetrazione, mentre diciamo le altre cose che vedevamo nella scheda norma sono frutto di una valutazione di un'altra osservazione. Però a questo punto conviene, direi, andarla a vedere subito, almeno abbiamo una cognizione Simone, completa. Sì. appunto, una segnalava appunto che c'era un'attrezzatura che erroneamente c'era proprio un errore cartografico perché peraltro nella scheda era inserita dentro la scheda e nelle carte invece no, quindi di eliminazione della parte attrezzatura che in effetti non c'entra nulla. Poi la seconda, integrazione della prima, suggerisce una modalità nuova di attuazione di questa previsione perché è una di quelle che ha proposto poi ora in sede di osservazione il cosiddetto decolle atterraggio dei volumi, no? Quindi un'area di atterraggio delle previsioni che invece erano in quest'area. Quindi vedrete che è molto più interessante in questa seconda versione, perché prima l'intervento veniva fatto tutto lì con anche enormi difficoltà di natura idraulica e geologica. Ora lì viene sostanzialmente demolito tutto e fatto un parco e la volumetria, se peraltro ridotta, viene trasferita in un'area di atterraggio a Capezzano e un pezzetto mi sembra il video, ma lo vediamo. Vi volevo dire Allora, un'altra cosa, ho parlato anche con Alla Costa nel frattempo, che mi ha detto che c'è una interpretazione criptica di questo articolo 3 perché richiama anche, io figurati neanche te leggendolo, lo possiamo sapere, richiama comunque l'ammissibilità degli interventi ai sensi di un regio decreto, questo articolo 3, oltre agli interventi che conosciamo, a un certo punto c'è cita questo regio decreto. quello del Questo regio 1904, famoso. Regio decreto 1933, numero 1775. Questo dice lunga su che paese siamo, abbiamo ancora in applicazione i regi decreti. Comunque, detto questo, in questo regio decreto sarebbero previsti comunque opere cosiddette trasparenti, cioè laddove non c'è la pericolosità e non c'è aggravio delle condizioni di rischio, sulla base ovviamente del parere che esprime il Genio Civile e consorzio di bonifica, l'intervento potrebbe essere ammissibile. Però in sostanza che succede? Che è ammissibile o non ammissibile lo vedremo solo vivendo, cioè quando verrà fatto il strumento attuativo. Allora io mi riserverei, perché ne ho fatto anche un ragionamento con lui, di proporre una diversa, diciamo, ulteriore perimetrazione del verde dei parcheggi che salva in ogni caso capo e cavoli, cioè che ci metta condizioni che a determinate condizioni comunque l'intervento è fattibile e c'è comunque una qualità del progetto. Quindi se siete d'accordo per la prossima commissione provo a fare una proposta, una terza ulteriore proposta. Va bene. Io Sì. sono d'accordo. Va bene. Sì, io voglio dire, vabbè, ci si ritorna, vabbè, perché ora, siccome questa è nella stessa area di quell'altra, vabbè, se ne ripara la prossima volta. Facciamoli elaborare la proposta e poi la esaminiamo. Dicevo, Manola e Stefano, ormai guardiamo anche allora l'osservazione, diciamo, legata all'atterraggio. È la numero Poi Simone, 500. scusa, mi puoi spiegare bene lo scorporo di queste particelle? Che io non l'ho capito il perché. Allora, Stefano, puoi scorrere l'osservazione in alto che si vedeva bene? Allora, vedi Riccardo questa parte viola e questa parte arancione? Loro ci dicono, l'ufficio mi corregga se sbaglio, la parte arancione scorporatecela perché qui ci sono degli edifici anche di interesse storico, probabilmente l'abbiamo anche classificati così. Perché io volevo chiedere cosa sono, cioè di che si tratta, perché ora non ci vedo bene. C'è mica quel rudere che è sulla via provinciale. Sì, quello, siamo lì, siamo dove c'è la cascatella, siamo dove c'è la Quel rotatoria, siamo... quell'arancione è quel rudere lì storico.
Allora, al di qua del fiume c'è una parte che c'è, diciamo, no, l'ex edificio mezzo, diciamo, crollato. Poi dietro, sulla parte più sul retro, ci sono dei manufatti storici. Allora, loro dicono, Scusa un attimo, questo qui arancione è sulla provinciale o è di là? Perché riesco a capirlo. No, non È è sulla provinciale, è lontano dal provinciale. Faglielo vedere. l'arancione, è di là dal È fiume? al di là del Di là fiume, dal fiume, di là Riccardo. dal fiume. E invece quello viola è di qua, è sulla provinciale. Esatto, Sì, esatto. ma quello Ah, viene il viola è sulla abbattuto, provinciale. Riccardo. È previsto di abbatterlo quello lì Eh? Meno nell'intervento e male. di farci un'area verde. Allora, andiamo sul posto. Salite su un attimo, un pezzettino. Sali un attimo, Stefano, che si vede male. Perfetto, fermo lì. Allora, vedete, ci sono due zone. Una è quella che si affaccia sulla provinciale, va bene? E una è quella invece al di qua del fiume. Nella parte al di qua del fiume, Riccardo, la parte più lontana dalla strada, lo vedi, si vedono, leva il giallo un attimo, Stefano. Lo vedi, si vedono questi tetti anche abbastanza conservati. Questa parte Sì, qui. è la cartiera. Esatto, è la parte, sì, la parte però quella vicina a questa curva, vedi, la parte più in basso del giallo, per capirsi, sono edifici storici, va bene? Non sono dei ruderi, Ho come ti posso dire. capito. Allora Dov'è? loro Dove c'è il dicono. molino? È il fabbricato dove c'è il molino? Dove c'è Sì. il Ho fabbricato dove c'è il capito bene. mulino? Allora loro dicono, dall'operazione, diciamo, di sostituzione edilizia che poi propongono in quell'altra osservazione, toglietemici la parte storica e anche le relative pertinenze, perché quelle ovviamente non vanno demolite, no? Più dicono, togliete dalla parte alta alcune particelle, correggetemi, ufficio se sbaglio, che non sono di nostra proprietà. Quindi la prima osservazione mira a eliminare la parte storica dall'intervento di sostituzione e alcune particelle che non sono di loro proprietà. Questa è la prima osservazione che si traduce, vedi, in questo scorporo, Riccardo, del Quello viola sulla e provinciale, dell'arancione. ma quello sulla provinciale che ci vogliono togliere loro? Aspetta, questa è l'osservazione che stiamo esaminando ora e questa osservazione si ferma qui, va bene? Poi ce n'è un'altra che Però quindi. aspetta, non gli ha risposto Simone, ci tolgo una parte che non è di loro proprietà, perché è già di proprietà demaniale, è già destinazione attrezzature, è già C'è un pezzo della l'attrezzatura della rotonda. provincia lì, c'è il magazzino della Esatto, provincia. Ecco, quella lì c'erebbe. colata di viola. È già. Ah, È della provincia. Esatto, perfetto, non è di loro competenza. Ecco, volevo capire questo. esattamente. Ecco, chiedevo quello, perfetto. E questa è l'osservazione, chiamiamola numero uno, sulla Sì. quale credo ovviamente se ne prende atto, no? In modo, diciamo, senza, non vedo problemi. L'altra osservazione che però a questo punto conviene guardare, almeno si fa una valutazione unica su quest'area qui, è la numero, 500. Stefano? Allora, io ci vado subito. Ah, la parte viola è tutta della provincia, quella lì. Perché fu espropriata quando abbiamo fatto la variante alla provincia, alla strada provinciale. No, no, bene, bene. Tant'è che vedi Allora, che è sistemata già. l'ufficio mi corregga se sbaglio perché questa è un'osservazione molto complicata dal punto di vista, dico, dell'articolazione, ok? Quindi mi raccomando, Fabrizio, Manola, correggetemi se dico delle cose non precise. Allora, cerco di restituirvi la sostanza e poi si va a vedere i dettagli. La sostanza è questa. Siccome noi abbiamo messo nel piano strutturale che l'obiettivo sarebbe realizzare lì un parco fluviale verde, loro dicono, per realizzare questo obiettivo, noi siamo disposti a farvi il parco fluviale, siamo disposti a farvi una passerella di collegamento che consenta l'attraversamento del fiume. E allora propongono, diciamo, in cambio di questo, che i volumi possano, diciamo così, essere spostati
quello diciamo più sul lato della via provinciale su alcune aree e quello sul lato diciamo più monte in altre aree. In particolare per i due volumi individuati nelle due aree, diciamo quella che confina con la provinciale, lato fiume provinciale, e quella lato fiume monte, hanno individuato tre aree, due al Lido di Camaiore e una a Capezzano Pianure. Poi avevano anche proposto in questo contesto la cessione di una proprietà che loro hanno in via dell'Acquerella a Capezzano Pianure e che fa parte, diciamo, della previsione di parco archeologico. Ok? Questo è all'incirca, diciamo, il contenuto dell'osservazione. Poi possiamo andare a vedere i parametri di dettaglio. La istruttoria dell'ufficio è di parziale accoglimento, in questo senso che l'interesse pubblico c'è, cioè la realizzazione del parco fluviale. Diciamo, l'aspetto invece negativo è valutato in una di queste due aree di Lido di Camaiore, che è tutelata dal piano strutturale come area, diciamo, che ha un verde di quelli che il piano strutturale ha deciso di preservare. Quindi, sostanzialmente, delle tre aree che loro avevano individuato come atterraggio dei volumi che insistono lì, una delle tre non è un'area adatta a ricevere il volume perché c'è un vincolo che noi abbiamo messo nel piano strutturale legato al fatto che lì ci sono un relitto, diciamo, del verde retrodunale di Lido di Camaiore. Questa è la sostanza della previsione, quindi resterebbero due aree di atterraggio. Non mi ricordo se in ragione di questo abbiamo, diciamo, appunto tolto dalla compensazione urbanistica la parte dell'Acquerella, questo non me lo ricordo. Sì, glielo chiediamo in perequazione, se mi ricordo bene. Allora, qui conviene però andare a vedere il giallo nel dettaglio, perché almeno ora si entra nel dettaglio. Stefano, puoi salire su prima di guardare la parte perequativa, guardiamo i parametri. Allora, vedete, le aree sono due, una denominata A e una denominata B. No, sono tre, A, B e C, perché sono l'originaria più le due che abbiamo ritenuto fattibili. Ok, allora l'area di partenza è la A, immagino, Fabrizio. Esattamente. Le aree di atterraggio... E vedete, è leggermente ridotta perché abbiamo già estrapolato dall'altra osservazione quelle parti che ci hanno chiesto di elevare, ok? Ok, allora, le aree di atterraggio sono la B e la C. La B e la C. Allora, vedete, l'area di partenza... E viene lasciato un minimo, diciamo, di possibilità di superficie fondiaria, perché, correggimi Fabrizio se sbaglio, diciamo, questo servirebbe a compensare il fatto che una delle aree che avevano individuato non è fattibile come area di atterraggio. Sì. Poi l'area B, andiamola a vedere qual è, andiamo a vedere sul piano qual è, Stefano, l'area B. La vedi nella scheda, direttamente nella scheda. Sì, è questa qui, è quella vicino alla rotonda alla nuova rotonda sul ponte di Sasso, diciamo. Sì, questa vedete, qui siamo al ponte di Sasso, questa è l'area, diciamo, dove una volta c'era il Kamakama, per capirsi, è lì, e quindi una delle aree di atterraggio è questa. Poi l'altra area di e torniamo sulla scheda. Stefano, conviene vedere proprio area per area, almeno vediamo su quest'area che è l'area B, la superficie fondiaria è 3000 metri quadrati, se leggo bene, ho letto bene, perché ci leggo male? Perché 300 ci servono di allargamento della strada per avere, diciamo, la strada che porta al campo sportivo. Ok, e poi Stefano, se puoi scorrere la scheda, andiamo a vedere anche l'edificabilità su quell'area, così vediamo area per area, è più chiaro, no? Secondo me
Ecco, ora la vediamo meglio. Quindi la fondiaria, cioè lo spazio, è 3.000 metri quadrati. La superficie edificabile che viene concessa su quell'area lì, quella vicina alla rotatoria del ponte di Sasso, la superficie edificabile di natura residenziale che viene concessa è 2.400 metri quadrati. Andiamo un po' più giù, vediamo anche, aspetta Stefano. Ecco, le unità immobiliari massime che si possono fare sull'area B sono 24 unità immobiliari. Poi l'altra area di atterraggio è l'area l'area C, per una superficie fondiaria di 1.400 metri quadrati. E andiamo a vedere qual è l'area C. Oh, l'area C è questa. Qui siamo al lido di Camaiore. Eccola qui. Ovviamente siamo nel territorio urbanizzato. Eccola, e qui si prevedono, mi pare che ho visto prima, quattro unità immobiliari al massimo, giusto? Andiamo a vedere l'area C? No, no, l'ho letto male io, scusate. L'area C è. Torniamo giù. Non c'è l'area C qui, ce lo siamo dimenticati? Non vedo nell'area C. Eh? C'è l'area C, ma ce n'è Non già c'è. l'area C, è 400 metri quadrati l'edificabilità. No, ma manca il numero di unità immobiliari massime, vedi Fabrizio? È un Ah, errore, è è vero, un'omissione, sì. è un errore materiale. Allora, 400 metri quadrati, vabbè, le unità immobiliari possono essere 6x4, 24, cosa può essere? 4, 5, quante possono essere? Direi 6 6 90 per 6 36 6 per 6 fa no, è per 6 troppo 6. 36 fa Ma 6 io direi eh? che siamo al lido, direi 4, guardate, scusate, 4. 400 metri quadrati, 4, vengono due bifamiliari che mi sembra meglio, diciamo, eh. Ok. Sì, ora qui poi c'è da valutare appunto il Ma scusate, ma l'area qual è? Perché io non mi ha capito. l'area di atterraggio, Andrea. No, l'area dove vengono fatte queste case qui. Questa qui che vedi qui davanti, via Alighieri, via Forlanini. E lì che ci viene fatto, scusa. No, ma te ti sei Due collegato quando? bifamiliari. Andrea, scusa, ti sei collegato ora oppure ci arrivi già prima? Io in parte ho visto che a Capezzano, ho visto dal Ma discorso della cartiera. è lo spostamento del volume della cartiera, no? Cioè la scheda prevede nella proposta che fa l'ufficio la realizzazione di un parco fluviale lì a Camaiore dove ora c'è la cartiera, quindi un parco pubblico verde con la passerella pedonale, insomma un parco pubblico, un grande parco pubblico lungo fiume. Il cittadino dice, siccome avete questo obiettivo nel piano strutturale, che è quello di fare il parco, vi propongo di spostare il volume altrove. Propone tre aree, una gli è stato detto di no, dopo vediamo qual è, perché contrasta col piano strutturale. Le altre due sono una vicina alla rotatoria, eccola lì, del Ponte di Sasso, con i parametri che abbiamo visto prima, e una è quella che stavamo vedendo ora, Andrea. Quindi devi scegliere una delle No, due. perché loro hanno No, due aree, una hanno due volumi, uno lato provinciale, ok? E uno al di qua del fiume. Siccome insomma, sono volumi piuttosto importanti, loro nella proposta valutano che per ragioni di equilibrio economico e finanziario, diciamo, le aree di atterraggio dovessero essere addirittura tre. Ora noi su una gli abbiamo detto di no. Ora poi andiamo a vedere qual è quella che gli abbiamo detto di no perché contrasta col piano strutturale, mentre sulle altre due,
E gli abbiamo detto di sì, nella proposta che fa ovviamente fa l'ufficio. E niente, però non avevamo indicato nella scheda il numero di unità massime nell'area di Lido. Andiamo a vedere Stefano, io la sto illustrando, e poi lascio aperta la discussione, ci mancherebbe. Allora, La dicevo, andiamo a vedere seconda area, qual è. Simone, scusami, la seconda area è quella del Lido che stavamo guardando ora? Questa è l'area numero 2 chiamata C, va bene? Perché l'area A è l'area di partenza, l'area B è l'area Capezzano e l'area C è l'area Lido, va bene? Poi andiamo anche a far vedere Stefano qual è l'area su cui invece l'osservazione non è accolta. Quindi qui bisogna far vedere non la scheda ma l'osservazione. Questa è l'osservazione. Esatto. Qui c'era un'area all'acquarella. No, Vabbè, questa è la parte attiva. quella lì è quella che ci viene data in perequazione. Esatto, perché in perequazione c'è anche la cessione dell'area Andrea nel parco dell'acquerella, che insomma un'area di loro proprietà dentro il parco archeologico. Proprio dove c'è il ritrovamento archeologico. Dove c'è Siamo. il ritrovamento archeologico? Quindi l'interesse pubblico è il parco fluviale. Diciamo lì nella zona del fiume dove c'è la cascata e dove c'è insomma l'esigenza di rifare quella passerella pedonale di collegamento e la proprietà dell'area dove ci sono gli scavi archeologici dell'acquerella. Quindi l'interesse pubblico c'è in modo molto insomma netto. Ora le due aree, ecco, le vedete sul Lido di Camaiore, l'area numero 1 identificata come numero 1 nell'osservazione è quella sulla quale è stato detto di sì, giusto? Lo chiedo a Fabrizio. Mentre l'area numero 2, vedete, quella gli è stato detto di no perché nel piano strutturale quell'area è individuata come area che ha un relitto della duna costiera con un valore ambientale da conservare. È corretto, Fabrizio, quello che dico? Boschi, relitti, costieri. Quindi andiamo a vedere bene le misure quindi i parametri dell'intervento sono quelli che vi abbiamo detto. Andiamo a vedere bene le misure perequative. Realizzazione e cessione del verde attrezzato a parco fluviale in sponda sinistra del torrente Camaiore, previa eventuale bonifica delle aree e degli spazi e con totale rimozione degli elementi incongrui, area A. Realizzazione e cessione degli spazi a verde di ambientazione e parcheggio in sponda destra, area sempre A. Realizzazione di passerella ciclopedonali di collegamento tra le due sponde, sempre nell'area A. Formazione di sistemazioni ambientali e fasce a verde alberato lungo le sponde fluviali. Adeguamento delle opere di urbanizzazione, delle dotazioni infrastrutturali, dei servizi di accessibilità, sosta e parcheggio, area B, comprensivi della viabilità di servizio alle attrezzature sportive esistenti. E poi c'è la perequazione, E poi cessione c'è gratuita. la cessione gratuita dell'area di interesse archeologico in località Acquerella. Quindi sostanzialmente l'operazione si risolve nel prendere questi volumi che sono, diciamo, su due aree che sono quelle divise dal fiume. Prenderli, trasferirli su altre due aree, una a Capezzano più grande vicino alla rotatoria, l'altra più piccola al Lido di Camaiore, quella identificata con il numero 1 nell'osservazione, in cambio della realizzazione di un parco fluviale con passerella ciclopedonale e della cessione al comune dell'area dell'acquerella dove insistono gli scavi archeologici. Questa è la proposta dell'ufficio. Allora, siccome l'osservazione è piuttosto complessa e articolata, i commissari che vogliono intervenire chiedano la parola così almeno si fa una discussione organizzata. Io. Dopo mi prendo anch'io. Vado? Vadi, vadi. Ah, io la trovo, cioè, completamente sbilanciata. A me questa osservazione non piace,
non piace la realizzazione di quel parco fluviale perché in cambio di tutto quello che viene concesso, anche perché se erano state individuate dell'area al Lido a verde, fargli un cambio di destinazione per fare questo parco fluviale non lo trovo giusto. Per me è completamente sbilanciata, cioè anche tra il atterraggio. Scusate, ma lì c'è un'area lì, se vuole costruire, costruisca lì. No, però c'è un equivoco di fondo, lì non ci potrà ricostruire, c'è un problema idraulico enorme. Ho capito che non ci può costruire, e allora non ci costruisce, non è che un motivo in più. Appunto, non è che visto che non ci può costruire gli devo dare tutto quello che gli do per fare un piccolo parco fluviale o quello che ha previsto l'ufficio. Io l'ufficio non lo so chi l'ha previsto dell'ufficio, ma cioè, non so, mi sembrava che l'ufficio dovesse, ma non lo so, io non fuori dal mondo, ma l'ufficio mi auguro che si renda conto del lavoro che ha fatto, perché per me sembra un lavoro non fatto bene. Quindi cioè, non la condivido in niente, cioè in cambio di qualcosa per lui che non ha nessun valore, perché lui non può costruire lì, si dà il mondo. Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, non dice della gente fa fatica a costruire una casa, non gli si dà il permesso per fare una casa perché si dice c'è un rudere, non è storico, non è storico, non è ambientale, eccetera, e poi si fa questa cosa. Cioè, ma allora ragazzi, ha ragione la Michela, cioè allora gli si dà da costruire dove ci sono questi beni storici, si cambiano le destinazioni, si fa far lì, non al Lido di Camaiore, in quelle aree che sono anche abbastanza sensibili. Io la vedo in questa maniera qui, però mi fermo qui. Andrea, dopo voglio intervenire anch'io. No, vabbè, la mia posizione su queste cose qui, vabbè, non so se tutti la sapete, comunque ve la dico. E secondo me è semplice. Io credo che bisognerebbe tornare alle vecchie utoie. Cioè, quando ci fu la discussione che quando c'è un intervento, quell'intervento deve essere in quella determinata zona, e io fui contrario quando fu deciso di spostarla al 50%, di poterla spostare da un'altra parte. Quindi, secondo me, se l'intervento è a Camaiore, le cose devono essere realizzate a Camaiore. Se l'intervento è a Lido, le cose devono essere realizzate a Lido. Se l'intervento è a Capezzano, è a Capezzano. Non è che possiamo portare un volume, tra l'altro, come infatti era una domanda che avrei fatto, dice, ma perché no, io non ci posso fare più nulla? Ho capito, tanto vuol dire che l'intervento dovrebbe essere minore ancora, perché se loro non possono fare nulla, quindi il bilanciamento dovrebbe essere maggiore. Comunque, a parte questo, io ritengo che qualsiasi tipo di intervento debba essere fatto nella zona specifica, nella zona limitrofe. Se l'intervento è a Camaiore, l'intervento deve essere fatto a Camaiore. Cioè non è che uno può trasformare e portare il volume da Camaiore al Lido di Camaiore. Secondo me non è giusto. È una posizione che l'ho sempre avuta. Se viene costruito qualcosa al Lido, qualcosa deve essere fatto al Lido, non deve essere fatto a Camaiore o a Capezzano. Quindi la mia posizione è così, è sempre stata questa e è chiarissima. Nel senso, c'è un intervento, controlliamo l'intervento, ci deve essere il bilanciamento chiaramente pubblico. Una volta che c'è il bilanciamento pubblico, l'intervento deve essere fatto in quella determinata area, non deve essere trasformato e portato da un'altra parte. Quindi, sinceramente, un po' di perplessità c'è anche su questa osservazione. Ma più su questa cosa qui, Allora, io non condivido questa parte dell'intervento del Presidente, del resto lo sa bene, perché non... Se la sua posizione è chiara sul fatto che ci sia il vincolo di permanenza delle trasformazioni nell'utoio, io non sono assolutamente d'accordo, anche per una logica di solidarietà territoriale, perché bisogna scendere per terra quando si parla di queste cose. E secondo me bisogna affrontare, nel caso specifico, tutte le specificità di questa situazione. Allora, noi ci troviamo in un'area che è oggetto di degrado in ragione di una funzione che ha avuto e che non può più avere e che non è di proprietà pubblica. Questa funzione che storicamente c'è stata è persa da molto tempo e si è generata su tutta l'area una condizione di degrado che è sotto gli occhi di tutti. Allora l'occasione che si è presentata sia nel piano strutturale prima
che nel piano operativo oggi è quella di capire in che termini si possa recuperare quell'area lì, tenuto conto che non è un'area di proprietà pubblica e quindi un intervento diretto non è possibile per sanare quella situazione. Questo è un dato di fatto. Allora, partendo da questo punto, da questo dato, c'è da capire se riteniamo due cose. Se riteniamo che il recupero di quell'area, in formule tutte da studiare, è la seconda parte dell'intervento, rivesta o meno interesse pubblico. Perché se riveste interesse pubblico, non è vero che quell'area lì non vale nulla. Perché a quell'area lì gli assegniamo un valore. Gliela assegniamo in che termini? Nei termini che abbiamo detto nel piano strutturale, cioè quelli di avere in quella zona un collegamento fra le due sponde del fiume, di annullare i resti dei volumi esistenti. Annullarli vuol dire tirarli giù, demolirli e non ricostruirli, perché è impossibile da ricostruire, per ragioni idrauliche. Dopodiché sono volumi legittimati per chi li ha ora e non sono nostri. Di conseguenza, bisognerà produrli nei confronti di queste persone a cui chiediamo la possibilità di un intervento, un contraccambio, diciamo così, no? Una compensazione. Allora, Le detenzioni stabiliamola pubbliche lì. sono No, allora, ragioniamo della seconda parte del ragionamento. Qual è la compensazione adeguata? Ecco, allora, di quello se ne può parlare, ma più che la realizzazione di quella situazione al Lido, per cui valutiamo se sia il caso di sacrificare degli spazi come quelli. Io ho forse un po' più di perplessità su Capezzano per il dimensionamento, perché ecco, la domanda che volevo fare è questa. I volumi di cui chiediamo il sacrificio nella zona della cartiera, quanti sono e come dire, sono a perdere rispetto all'esistente? Sì, oggi sono zero, ma quelli legittimati non erano zero, Andrea. Capito, ma te devi partire da oggi, eh? Devo partire da oggi? Io parto dal fatto che lì c'è una No, zona che è in degrado, c'è una zona che è in degrado, che è andata in si può fare degrado, anche delle che non è ordinanze. niente. Quella è la Jacopo, sua. Jacopo, Sì. non so se prima c'è qualche altro che mi sta. C'è la Michela. Sì, anch'io non sono d'accordo allo spostamento della volumetria. Perché qui si vedono premiati quei proprietari terrieri che hanno proprietà alternative, perché loro hanno proprietà alternative e possono, avendo, cioè essendo una zona vincolata, quella lì possono spostare la volumetria in altri terreni. Invece rimane penalizzato da certi vincoli quel cittadino che si vede vincolati terreni e non può spostare niente perché non è proprietario di altre cose, di altri terreni in altri posti. Io quindi penso che secondo me non sia un intervento, non ci vedo nemmeno l'utilità pubblica, figuriamoci un po'. Cioè, non, per tutto questo intervento non ci vedo, lo vedo proprio sbilanciato come diceva Era, sinceramente. E la penso un po' come il Favilla, che proprio lo spostamento della volumetria è proprio un premiare chi ha, capito? Chi ha la possibilità di. Non sono proprio d'accordo a questa osservazione. Jacopo, poi quando è il mio turno vorrei dire qualcosa di tecnico. Sì, c'è l'assessore e poi Fabrizio. Scusate, No, ma io non io. vedo più. Io non vi vedo più nessuno. Neanche te vediamo noi. Neanche noi vediamo te. Ma che è successo? Cioè, noi vediamo la tua caseria, a noi ci funziona tutto, ecco, però non vediamo più il tuo volto. Ma neanche io vedo il tuo. Ma voi altri vi vedete fra voi? No, No, fra se noi ci ti vedi. sentiamo, ma non vediamo la tua faccia, sicché speri che Riccardo, collegati Riccardo. e ricollegati. Ma scusate, voi vi vedete? Sì, ci vediamo. La telecamera. Non capisco. Se ti vuoi scollegare, ricollegare, Riccardo, aspettiamo un minuto. Ecco, ti vediamo, Riccardo. Ferma, ferma, Ora c'eri. ci sei. Ah, ora sì. scusate, allora me ne è andata via. No, Scusate. allora io poi dopo Fabrizio ha chiesto la parola per gli aspetti più tecnici, vorrei dire alcune cose. Allora, la prima è questa.
Per l'amministrazione l'obiettivo pubblico c'è ed è chiarissimo ed inequivocabile e permettetemi, lo abbiamo definito sin dal piano strutturale. Sono due gli obiettivi pubblici di questo intervento. Gli obiettivi pubblici di questo intervento sono la realizzazione di un parco fluviale nella zona in questione con la passerella ciclopedonale e la realizzazione, in questo caso diciamo il contributo che ci dà il cittadino è quello della cessione dell'area del parco archeologico a Capezzano Piano. Due fra le scelte importanti del nuovo piano strutturale e del nuovo piano operativo. Quindi non si può dire che non c'è l'obiettivo di interesse pubblico, perché si tratta di, come dire, realizzare in toto in un caso e di contribuire alla realizzazione nell'altro di due opere pubbliche, tra l'altro di due opere pubbliche ad un alto grado di qualità ambientale e culturale, perché il parco lungo il fiume è una valorizzazione di un ambito della città che è molto bello e che ha quella vocazione, e la realizzazione del parco archeologico è la valorizzazione di un pezzo della nostra storia e di una frazione come quella di Capezzano. Quindi sul fatto che ci sia un obiettivo pubblico, questo è fuori discussione ed è da questo che si deve partire, perché se non ci fosse questo non si ragionerebbe di niente, perché noi dobbiamo ovviamente fare, come dire, usare no, lo schema logico che abbiamo usato in tutte le valutazioni che abbiamo fatto fin qui. Poi naturalmente sotto il profilo politico questi obiettivi pubblici possono anche non essere condivisi. L'attuale amministrazione li ha votati, cioè li ha proposti al Consiglio Comunale che li ha votati nel piano strutturale, quindi per l'amministrazione in carica questi due obiettivi ci sono. La seconda riflessione che vorrei fare è che questa è un'operazione di recupero di volumi esistenti, perché i volumi di cui stiamo parlando sono volumi esistenti. Quando in urbanistica sentite dire che il futuro è la rigenerazione urbana, si parla di queste cose qui, cioè della capacità di, anche spostandoli, rigenerare funzioni e destinazioni delle aree. Ok? Quindi questa è un'operazione che a livello di dimensionamento, poi Jacopo ha chiesto una cosa di dettaglio, gli risponderà Fabrizio, che a livello di dimensionamento sta nelle operazioni di recupero, non di nuova edificazione, perché i volumi sono assentiti, quelli che esistono, non sono abusivi, e quindi si prendono dei volumi esistenti e si rigenerano ad uno scopo che è quello di realizzare gli obiettivi di interesse pubblico che dicevo. Andrea, io la conosco la tua opinione, per onestà intellettuale mi permetto di ricordarti che la tua opinione fu composta in un equilibrio politico nei termini che tu dicevi, cioè quando abbiamo votato il piano strutturale abbiamo previsto che la misura fosse quella che dicevi prima, cioè che entro un certo limite le perequazioni possano avvenire anche su zone del territorio diverse, cosa che, come dice Jacopo, dal mio punto di vista è condivisibile, perché il comune è uno solo e perché quindi bisogna ragionare a 360 gradi su tutto il comune, perché non è che ci sono i muri fra i nostri territori. Se nasce un parco fluviale a Camaiore è un fatto positivo anche per il turista che al Lido di Camaiore si vuole fare una passeggiata in campagna e che magari può fruire di un bene pubblico come questo. Dal punto di vista dell'equilibrio economico e finanziario, questo sì che è un aspetto che va visto bene, perché naturalmente ci deve essere l'equilibrio economico e finanziario. Vi faccio presente questo, la realizzazione di un parco pubblico di quelle dimensioni in quella zona con la realizzazione di una passerella ciclopedonale è un intervento grosso, non piccolo, grosso, per cui mi limito a dire questo: l'ufficio che ha fatto l'istruttoria evidentemente ha valutato che quell'equilibrio vi fosse, perché qui non è che si tratta di fare il parcheggino o l'area verde classica, qui si tratta di fare un parco
con una passerella ciclopedonale. Ora, qui si esce, come dire, fuori dal mio campo di competenze, però mi sembra un'opera pubblica piuttosto grossa. Allora, se voi ci aggiungete i costi di come dire, dell'operazione, vedrete che la mia impressione è che qui l'equilibrio economico e finanziario non è così, come dire, sbagliato, perché considerate che è un'operazione molto costosa. Però io su questo, come dire, c'è l'ufficio che ha fatto le sue valutazioni e potrà dirlo meglio di me. Dico solo che siccome Riccardo e forse anche Michele hanno detto un'operazione sbilanciata, e allora per dire che è sbilanciata bisogna fare i conti, no? E Riccardo me lo insegna, su questo è più bravo di me, no? Si fanno i conti e si vede se l'operazione è sbilanciata. Io ho qualche dubbio che sia sbilanciata a favore del comune, perché io credo, per l'esperienza che ho, che realizzare lì un parco pubblico con una passerella ciclopedonale costi parecchio, no, non costa poco. Comunque, queste sono le riflessioni che volevo sottoporre all'attenzione della commissione. E Jacopo chiedeva un aspetto più di dettaglio, comunque Fabrizio ha chiesto la parola, quindi io termino. Sì, allora, alcune cose le ha già precisate l'assessore. Sulla questione, in primis, diciamo, c'è un problema generale, credo che va anche un po' chiarito, che c'è, diciamo, che in parte l'assessore ha ricomposto in termini di accordi politici, ma la perequazione, che piaccia o non piaccia, è un principio fondante della nostra legge regionale. Quindi questa discussione, il Presidente, se la vuol fare, ma la deve nettamente spostare una revisione della nostra legge regionale, perché proprio la nostra legge regionale prevede che i piani valutano le aree svantaggiate e degradate e le aree avvantaggiate e quindi equipaggiate, e prevede proprio che laddove c'è da fare delle trasformazioni urbanistiche, queste vengano fatte a favore delle aree svantaggiate, penalizzando le aree vantaggiate. Ora, i nostri dati ci dicono che la frazione che ha più spazio pubblico, ha più dotazioni territoriali e più equipaggiata è Lido, e quella che ne ha meno è Cavagliore e Ruota Capezzano. Quindi in questo caso noi che abbiamo, che cosa, la perequazione unita peraltro alla rigenerazione, perché come diceva, non la stiamo facendo in termini di modificazione, ma la stiamo facendo, come dire, recuperando edilizia esistente, va a determinare che cosa? Recuperare un'area degradata in una frazione svantaggiata, Camaiore e Lido, restituendo un parco pubblico e una grande attrezzatura di interesse regionale che in questo momento non c'è. In questo momento lì c'è un'area degradata, anche con problemi di bonifica ambientale, perché io vi ricordo che quella è una vecchia attività produttiva. Lì solo i costi di demolizione e di bonifica di quel sito hanno costi elevatissimi, proprio perché non c'è solo il problema di rischio idraulico, ma c'è proprio il fatto che va risistemata l'area rendendola ambientalmente compatibile perché ci possa essere fatto un parco. Lì viene restituito a Camaiore e a Capezzano un parco in un'area bellissima, peraltro, perché lì è dove le persone vanno a passeggio, dove si ricordava Simone Sciacascata. Ci viene restituita una passerella ciclopedonale che quindi consente di accedere a quel parco non solo a riva sinistra ma a riva destra, che va a caricare, diciamo, di un carico urbanistico in parte la frazione di Capezzano e in parte la frazione del Lido. E questa equazione è tutta questa qui, è un principio fondante della legge, cioè favorire le aree svantaggiate e di cui si devono far carico le aree avvantaggiate. E questo è stato fatto perché, anche come ricordava Simone, un principio che è nel nostro piano strutturale, non solo, ma nel nostro piano strutturale il Consiglio Comunale di Cavaliere ha detto: in quell'area degradata deve essere fatto un parco e vanno trovate le soluzioni perché questo possa avvenire. Questa quindi è la soluzione, cioè trovare il modo con cui finalmente si elimina il degrado e si realizza un grande spazio pubblico, e dall'altra non si collocano, diciamo, quelle potenzialità edificatorie che vengono sottratte perché si demoliscono gli edifici, si ubicano in realtà dove sono sostenibili, perché c'è già le urbanizzazioni, ci sono già le attrezzature che le supportano. Quindi questo è il principio fondante. Cioè, se non ci va bene questo principio, in primis abbiamo sbagliato a votare il piano strutturale, ma in seconda ancora di più forse va ridiscussa la legge regionale, perché in tutta la Toscana oggi ci si muove con questo principio.
In più, aggiungo, Simone l'ha ricordato, qui non si tratta di dimensionamento di nuova edificazione, quindi non le diamo nulla a nessuno, non è che noi le diamo delle potenzialità edificatorie a Capezzano e a Lido, perché qui si tratta di prendere dei volumi che già esistono e in quota parte spostarli dall'altra parte, quindi non penalizziamo i cittadini di Lido e di Capezzano facendo così, perché appunto noi gli sottraiamo potenzialità che loro possono trovare dentro il dimensionamento del piano strutturale. Ultima questione però appunto rimane se poi la ricaduta, e su questo condivido eventualmente semmai il ragionamento che faceva Jacopo, se quando noi andiamo a riposizionare questi volumi a Lido e a Capezzano, come dire, sono commisurati rispetto all'area che sono destinate a coglierle. E quindi è chiaro che sono 400 metri a Lido e 2400 a Capezzano, la perplessità su 2400 a Capezzano può essere anche condivisibile, su questo si può fare anche una valutazione, eventualmente tecnicamente posso anche capire che potrebbe valere la pena eventualmente di ridurre leggermente le quantità su Capezzano perché sono quantità significative. E segnalo peraltro che comunque il volume complessivo che viene demolito, che noi sappiamo in termini indicativi, perché ovviamente noi non abbiamo. Non siamo i proprietari delle aree, quindi li misuriamo sulla base delle carte tecniche, noi non abbiamo i titoli, ma sono in termini di volume nettamente inferiori a quelli che vengono, rispetto a quelli che saranno ricostruiti. In termini di superficie sono leggermente inferiori, perché come sapete il problema del volume della superficie dipende da che manufatto uno realizza, no? Un manufatto industriale ha tanti volumi perché ha delle altezze elevate, ma pochi piani, un manufatto residenziale ha poco volume ma tanti piani, quindi c'è questo punto che è difficile, quindi se si parla in termini di volume è nettamente inferiore, quasi la metà sostanzialmente del volume che viene costruito indicativamente, se si parla in termini di superficie edificabile o edificata è lievemente inferiore, è un po' meno di quello esistente in termini indicativi. Aggiungo inoltre che qui addirittura si parla di una perequazione ulteriore, cioè quelle cosiddette a distanza, cioè si chiede la cessione di un'area di interesse pubblico, c'è stata fatta una dichiarazione di pubblica utilità dal Ministero per le attività culturali, no? Su un'area archeologica, questi sono i proprietari di quest'area archeologica e ce la regalano, cioè ce la danno perché anche qui il piano strutturale ha previsto che il perseguimento, nonché, tant'è che abbiamo anche discusso altre previsioni che ci restituiscono aree per la realizzazione di questo parco archeologico, era un obiettivo dell'amministrazione. Quindi, secondo me, tecnicamente ci sono tutte le condizioni per dichiarare che quest'operazione è perfettamente conforme al piano strutturale, persegue i principi della legge regionale, è in linea con i principi del piano paesaggistico regionale. Rimane eventualmente, a mio parere, da ponderare, questo lo capisco, le quantità, mentre 400 metri quadrati è comunque una quantità che non può avere effetti urbanistici, perché si parla di due bifamiliari, quindi non c'è problema di sovraccarico, cioè, quindi secondo me a Lido il problema non sussiste, eventualmente si può ponderare con più attenzione le quantità su Capezzano e ridimensionarle su una quantità che noi riteniamo sostenibile rispetto a quell'area. Aggiungo che però anche a Capezzano comunque ci viene restituito qualcosa di importante, perché lì ci viene restituita la viabilità di accesso a un'attrezzatura sportiva che peraltro in base a un'altra osservazione verrà ceduta gratuitamente al comune. Oggi non è di proprietà del comune quel campo sportivo, vedrete poi, non so se l'abbiamo già discussa. L'integrazione, c'è cioè un'integrazione a un'altra trasformazione simile a questa che chiedendoci diciamo un diverso dimensionamento ci regala, ci restituisce gratuitamente la proprietà del campo sportivo e quindi a Capezzano attraverso questa operazione e un'altra si riacquisisce la proprietà del campo sportivo e lo si dota di una viabilità di accesso e di un parcheggio. Se uno può replicare, dopo chiedo la parola. Sì, va bene, Alberto. Ma non si sente più il cinquini. Finito, finito. Grazie. Ha finito, ha finito. Ah. Grazie, Presidente. Allora, io ritengo che limitare gli interventi perequativi nella, tra virgolette, utile di intervento
sia quantomeno limitativo, perché considerato che la maggior parte degli interventi vengono realizzati a Camaiore e a Lido, questo sta a significare che Camaiore per i prossimi 10 anni quantomeno non dico nessun intervento, ma le vedrà di molto limitati, no? Quindi nel senso, un intervento invece pensato e ipotizzato su tutto il territorio in compensazione lo vedo quanto di più democratico e quanto di più giusto e corretto ci possa essere, e mi fa strano che siano proprio certe arti costituzionali di questa realtà camaiorese a promuovere queste iniziative, che io non avvallo sicuramente, e anzi ritengo che siano da sprovveduti sostenerle, no? Perché in virtù di quello che ho appena detto. Per quanto riguarda invece l'intervento specifico, io ritengo che questo piano strutturale e questo piano operativo in questa tipologia di intervento abbia individuato la miglior soluzione perequativa prevista, e sicuramente quella che potrà avere un primario e quella che partirà sicuramente, e prima ne vedremo la realizzazione. Perché lo spiego? Al di là dell'interesse privato, che è legittimo in quanto tale, perché nessuno l'ha sottratto a qualcun altro in maniera fraudolenta, ma nella migliore delle ipotesi l'ha comprato o l'ha ereditato, quindi nel senso non ci sono situazioni fraudolente, però pensiamo bene che a fronte di un intervento di urbanizzazione dove è la cartiera, dove è 30 anni, 40, 50 anni che vediamo delle longarine spoglie, dei detriti ammassati, avremo una bonifica completa di tutta l'area e una valorizzazione dell'area da restituire al territorio. E immaginatevi, no? Io sono quello del libro dei sogni e delle idee, che però se uno ragiona grande, probabilmente qualcosa a casa ci porta, no? Dico, a Massarosa, nella zona della Valle Verde, volevamo fare il parco acquatico, ogni tanto li tiro fuori dal cilindro, così, no? Tanto soprattutto sotto campagna elettorale, no? Dico, potremmo essere il primo comune in tutta la zona Versina e limitrofa dove ha un'opera di siffatta importanza, dove, attenzione bene, l'ufficio preposto dovrà ben sorvegliare e guardare che sia attuato un intervento degno di essere chiamato tale. Nei costi da sostenere che vanno previsti, oltre a quello della cessione dell'area dove il privato si spoglia di una proprietà, è vero, a fronte di una perequazione, ma ragioniamo, venite con me per mano insieme a me. Dico, lui oltre che accedere l'area, la deve anche bonificare di tutta quella volumetria e detriti e rifiuti speciali che sono presenti su quell'area, e questo non ve lo regala nessuno. Dico, oltre che attrezzare l'area in una maniera che, come ho già detto, si possa definire parco. Dico, avremo una estensione, ci lamentiamo che non sappiamo dove portare bimbetti, che non c'è attrattiva a Camaiore, che non c'è nulla, avremo l'occasione per sistemare non solo Camaiore ma anche un ingresso a Camaiore. Avete criticato il Villorone, potremmo rimpiazzare il Villorone con quella situazione di ingresso, potrebbe essere quello il vero nuovo ingresso di Camaiore, e io ci credo in questa situazione. Passiamo alla via Acquerella. È 30 anni che quei detriti reperti, rottami, chiamateli come vi pare, sono coperti da un telo marcio verde. 30 anni. Nessuno, buona parte dei cittadini camaioresi, ne ignora l'esistenza, se non per averla letta qualche volta sopra la cronaca locale, chi ha avuto voglia e interesse di leggerlo, no? In un solo colpo avremo la possibilità di restituire una zona archeologica alla comunità camaiorese, valorizzandola. Anche qui deve essere bravo il comune, l'amministrazione, qualunque essa sia, a chiedere e a pretendere che venga istruito un percorso, venga praticato un percorso che poi sia realmente fattivo e renda onore a questo grande sforzo che stiamo facendo, perché a noi ci viene richiesto di fare una scelta, uno sforzo che non deve essere mirato, perché delle volte
certi interventi sottendono, e non credo che sia così, una certa sorta di invidia sociale, no? Ma lui qui ce l'ha, allora perché dovrà darglielo di più? Poi mi sbaglierò, però dico, se uno ce l'ha, ripeto, se l'hai guadagnato o se l'hai comprato, dico, no? Dico, hanno pagato fior fiori di tasse su volumetrie preesistenti, non potendole sfruttare in nessun tipo di maniera, sono sopraggiunti poi vincoli particolari, perché non è che quando l'hanno comprato c'erano di quei vincoli, perché tanti vincoli, non dimentichiamoceli, sovvengono anche nel corso degli anni, vengono perché cambiano le perimetrazioni, le cartografie, lo stato di fatto. Questo povero Cristo, che sicuramente povero non sarà se ha tutto questo ben di Dio, Michela, dico, però cerca di ottimizzare e di, a suo modo, cercare di rendere un servizio anche alla comunità. È chiaro che se per nulla muove la coda neanche il cane, è chiaro che il privato, chiunque esso sia, io, la signora Rugani, Erra, Leo, Dalle Luche e chi di più ne voglia mette, cerca di portare a casa quanto più profitto possibile. Sta a noi come commissione, sta poi all'ufficio, in prima di tutto, e noi come supervisori, valutare che ci sia una certa corresponsione tra quello che è dato e quello che è ceduto. Valutiamo se ragionare in termini di volume, che secondo me sarebbe troppo a favore del privato, perché se no altro che 24 leverebbero 48. Vediamo che ci sia una moderazione, una chiusa, una quadratura di quello che è un intervento che sia economicamente sostenibile. Proviamo a immaginarci i costi da sostenere, che ipotizziamo quello che vorremmo essere, a fronte di quello che viene dato come opportunità. Chiudo con l'ultimo intervento. Al Lido di Camaiore non viene cambiato a nessuna destinazione da verde o boscato, questo per l'intervento prima di Riccardo, te lo dico a conforto di questa tua intervento, no? Che avevi questo timore qua, no, tant'è vero che non viene concesso quella opportunità edificatoria, perché in maniera pregressa sul piano strutturale era stato previsto questo vincolo sovraordinato dei relitti boscati, delle dune e quant'altro, dicitura poi la San Fabrizio correttamente, che inibisce a prioristicamente, lì ha sbagliato probabilmente chi ha mosso l'osservazione, che non ha verificato opportunamente quelli che erano vincoli preesistenti. Tanto è vero che a fronte di questi vincoli non viene cambiato niente, viene semplicemente detto la volumetria che eventualmente avevi individuato lì la sposti in un'altra zona che avevi già individuati, magari facendo un piano in più. Questo è un po' da quello che è il mio pensiero che ho cercato di racchiudere in questo intervento. Grazie. Andrea e la Michela. Sì, allora, intanto volevo fare complimenti all'intervento politico dell'architetto Cinquini. Penso che sia il miglior intervento politico e non tecnico di tutti quelli che sono intervenuti. Vi faccio i complimenti. Per il resto, allora, io mi sembra che Alberto non so dove vive, mi sembra che c'è anche uno stabilimento balneare. Io penso che quella zona lì del Lido sia una delle zone più degradate in assoluto. Ci sono tante aree di quella zona lì che sarebbe opportuno che si intervenisse veramente per la vecchia fattoria ad alto. Quindi l'altra cosa che chiederei è se eventualmente è possibile monetizzare gli interventi e poter poi pensare di utilizzarli in parte in quest'area del Lido. Perché tutte le volte sembra quasi che, è vero, ma sembra che il Lido, siccome è un'area appetibile, si costruisce là e si porta di là. E il degrado al Lido aumenta, perché aumenta. Questo è il primo punto. Poi l'altro punto, Alberto, guarda, del discorso del relitto lì, sono stato proprio io a metterlo l'altra volta, perché fu dimenticato che in quella zona lì c'erano degli alberi importanti. Per esempio, perché non prendere quell'area lì e farla diventare pubblica? Potrebbe essere un altro pezzo verde pubblico che potrebbe essere utilizzato dalla comunità.
perché credo che qualcosa va fatto anche al Lido, perché non è che può essere portato tutto da altre parti, una piccola parte anche al Lido. All'epoca mi ricordo che c'era scritto che almeno il 50% doveva rimanere sul territorio dell'utore della frazione. Io mi ricordavo che c'era il 50%, io vorrei capire di questo 50% al Lido che ci rimane. Vuol dire che è cambiata la norma. Abbiamo cambiato la norma, perché io mi ricordavo che almeno il 50% ci doveva essere. Potevi portare via più del 50%. La discussione era se poteva rimanere. Andrea, non ti voglio interrompere, ma nel complessivo, questa mi sembra l'unica previsione che abbiamo visto fino ad ora dove c'è un rapporto fra Lido e Camaiore. Mi sembra, vada a memoria. Ma che vuol dire nel complessivo? Vuol dire che quel 50%. Scusa se ti interrompo, ma questo è un aspetto che va. Il grosso delle perequazioni che prevediamo nel piano operativo si fanno all'interno di ciascun autore. Sono poche le perequazioni che incrociano vari autore, sono molto al di sotto del 50%. Capito? Cioè, le previsioni che ci sono sul Lido di Camaiore contengono una percentuale altissima, molto oltre il 50% delle era per ogni intervento, se lo metti complessivo, non è possibile Simone, forse il Favilla, non avendo partecipato alle altre commissioni, non ha visto che ci sono diverse previsioni al Lido in cui nell'80% dei casi quello che viene restituito al Lido sono proprio spazi a verde, aree a verde. Abbiamo discusso anche ultimamente di un'ultima previsione, l'abbiamo addirittura deciso di cancellarla di commissione proprio per aumentare il verde al Lido. Con il piano operativo aumentiamo significativamente le aree a verde attrezzate attraverso interventi al Lido. Quindi il problema del verde al Lido l'ha ben presente il piano operativo, tant'è che ci sono io mi ricordo che era per ogni intervento il 50%. Ti ricordi male, non può neanche essere. E allora mi è stata raccontata un'altra storia. Ho fatto una battaglia perché dovesse rimanere al 100% e l'accordo era al 50%. Ma probabilmente le cose vanno lette e capite meglio. Fabrizio, ma te hai partecipato a degli incontri? Fabrizio, Andrea con Simone Leo, che abbiamo parlato di questa cosa qui? No, quindi te un po' sapere. No, scusa Andrea, abbi pazienza. Siccome è una materia, diciamo, dove io nel tempo ho sviluppato anche qualche competenza, no? Cioè, io di quello che ho detto, se permetti, sono sicuro. Poi che tu l'abbia frainteso, ne prendo atto, un buona fede. Ma possiamo sapere io e te, no, Cinquini? No, ho capito. Io ti sto dicendo che quella è una norma di piano strutturale che deve verificare il computo complessivo, ma come è del tutto ragionevole che sia, perché il grosso delle previsioni sul Lido di Camaiore sono al 100% sul Lido di Camaiore. Tra l'altro, come diceva Fabrizio, ma questo te lo sai, i temi che te sollevi, c'è una previsione di area verde a Via del Secco all'incrocio col Viale Bernardini, va bene? Totalmente pubblica. Abbiamo previsto l'area verde nella zona go-kart e te lo sai nell'ambito di quella previsione. Abbiamo previsto il recupero dell'ex fattoria Benelli nell'ambito di una previsione che riguarda l'area a confine col cuore Pietrasanta, cioè su quella fascia lì di Lido di Camaiore ci sono 3-4 previsioni urbanistiche che vanno nella direzione che dici te e che sono tutte al 100% interne all'UTOE. T'aggiungo, questo è un elemento esterno al piano operativo, che la regione Toscana, questa forse è un'informazione che tutti non sapete, nell'ambito del progetto di viabilità ciclabile di ciclovia tirrenica sta pensando ad una riqualificazione di tutto quel litorale che comprende la parte, diciamo, dall'Arlecchino verso nord e Marina di Pietrasanta, cioè la riqualificazione di tutto quell'ambito, no, dove ci passa appunto la pista ciclabile. Cioè non si può dire, lo dico con onestà intellettuale, che lì le previsioni non ci siano. Su quella fascia lì che richiami te, ce n'è tra le più importanti del piano. C'è ora la questione dell'Arlecchino,
affrontare nell'ambito dei finanziamenti che arriveranno. Guardate, è uscito pochi giorni fa un bando, stamattina in giunta ne abbiamo ragionato due ore, che va a finanziare le operazioni di recupero del patrimonio. Il primo obiettivo è l'Arlecchino, cioè francamente ora che da questa scheda norma, no, tu ne tragga l'opinione che si fanno le cose al Camaglione e non al Lido, onestamente, no. Ma la domanda, ma quella l'area 2 può essere presa? L'area 2 è un'area che è intoccabile, dopodiché per prenderla devi fare una previsione espropriativa. Ma nell'ambito, visto che è di loro, nell'ambito contrattivo che ci sarà tra noi, quell'area lì può essere nostra? Allora no, ti spiego il perché, ma per una ragione tecnica, che noi dobbiamo rispondere all'osservazione, no? Cioè loro ce la proponevano come area di trasformazione e noi gli abbiamo detto di no. Non possiamo cambiare noi e ora prevedere un esproprio, perché se lo facessimo in questa fase, Andrea, fatto tecnico, non politico, se lo facessimo in questa fase sarebbe illegittimo, capito? Perché te le previsioni espropriative le devi mettere sin dalla fase di adozione, perché il cittadino deve poter fare osservazioni sulle previsioni espropriative, lo dice la legge, lo dice la giurisprudenza. No, vabbè, ma se loro non vogliono fare l'intervento sono d'accordo, se no non fanno. Vabbè, in ambito di un accordo consensuale in fase attuativa puoi fare tutto, per l'amor di Dio, però non in questa fase, ecco, capito? Questa fase non è possibile per legge, in una fase successiva è possibile, volendo. Allora, posso dire una cosa? Volevo chiedere all'ufficio, ritornando sul discorso del... scusami. Ma io faccio presto due cose. Nel discorso dell'interesse pubblico, no? Ma l'ufficio per la perequazione avrà fatto un conteggio dei costi relativi alla futura perequazione di questo intervento, perché se no come fa a rendersi conto se è bilanciato o no? Quindi questo conteggio che ce lo presenti, o quantomeno ecco che ci dica come ha fatto il rapporto di quello che ci danno e quello che prendono. Poi anche un'altra cosa, anche per la passerella. Questa domanda ti volevo dire che questa domanda è pertinente e Simone l'aveva anche ricordato. Queste osservazioni hanno allegato all'osservazione, non so se Stefano lo può far vedere, proprio una valutazione anche di fattibilità economica, in cui quindi comparano i costi di realizzazione delle misure perequative a eventuali, ora non so se quindi va un attimo controllato, perché in molti casi queste osservazioni ci hanno anche circostanziato una serie di valutazioni, vedi, con i parametri, con i costi, ecco, vedi, ci sono delle che tabelle, ci fanno loro queste, ma le voglio vedere anch'io, ah no, ma ce l'avete l'osservazione, ma che bella. Non ce l'ho quella lì, io non ce l'ho quella. No, certo che ce l'ho. Questa è l'osservazione. E io non ce l'ho. Dovresti avercela l'osservazione. Ce l'hai, sono le osservazioni che ti sono state mandate. Insomma, andrà aperta. Io non l'ho vista neanche io, comunque la aprirò. Il partito preso. Forse non mi saranno arrivate, non l'avrò scaricata, non l'ho vista. Io non ce l'ho, è per quello che chiedo. Vabbè, ma si può vedere anche qui in commissione, no? Non ci sono mica problemi, penso. Giusto. No, basta. Poi un'altra cosa. Scusate, mi va bene tutto. Però siccome siamo in una commissione pubblica e la gente ci ascolta, basta che non si generino equivoci. Nel senso che l'ufficio ha trasmesso tutto il materiale. Nessun commissario ha segnalato che mancavano delle osservazioni rispetto a quelle che sono indicate nel registro. E quindi... Io le osservazioni che si sono non ce le ho. Non le ho comunicate perché ti sono state inviate, Riccardo. Allora se lo faccio controllare. Non le hai perché ti sono state inviate. Poi se te non le hai viste o hai avuto una difficoltà a scaricarle, per amor di Dio, ci mancherebbe. Però non si deve generare l'equivoco che il materiale la commissione non ce l'ha. Simone, la brutti sempre sull'equivoco. Ascolta Simone, è più semplice la cosa, non è sempre c'è qualcosa di dietro, la butti sempre sul fatto che uno debba dire una cosa e dici che il materiale c'è dietro. Forse è una mentalità contorta per cui che ogni volta che dici qualcosa hai un retropensiero. Io non ho il retropensiero di dire non ce le ho perché magari un giorno eccetera. Io sono diverso da te, hai sempre questi retropensieri. Ma non è altro,
Allora io ho detto che le osservazioni, queste qui norma, delle schede norma, non ce le ho, forse non le ho scaricate, punto, non le ho viste. Allora se non è per ingenerare un equivoco o per il... Oh Simone, rilassati, rilassati, non pensare però, che ci sono dei retroversi. Scusa Riccardo, mi presenta, noi commissari a tutela nostra, Madonna, nei confronti dell'ufficio abbiamo chiesto che il materiale fosse fornito. Lo per... so, ti dico che... No, scusa, fammi finire. Per tempo, perché quando si arriva in commissione bisogna averla, chiaro che poi è difficile averla. Io sapevo la sintesi, ho guardato quella, ma un livello di conoscenza di quello di cui sta parlando, ci vediamo il tempo che serve, per carità di Dio, però è evidente che avere il materiale prima l'abbiamo richiesto perché servisse, no? Non c'è il retropensiero, ascolta queste non ce le ho. Può darsi che non l'abbia scaricato, non ce l'abbia fatto. Però non è un problema, non è che voglio dire che non me le avete date, allora no, le voglio vedere che non ce l'ho. No. E allora, infatti, non l'avrò scaricata bene, ora me le faccio rinviare e si guarda, non è mio un problema. No, anche perché era un problema, l'avessi osservato subito, no? Scusa Riccardo, anche perché noi dobbiamo arrivarci preparati a un minimo alla discussione, no? Poi è difficile su queste riuscire a avere scheda per scheda la preparazione che serve per poterla affrontare, tant'è vero se ne discute. Ma io però, se ci ho preparato o meno, io dopo dico tutte le cose, quello è un compito mio e penso di arrivarci preparato e anche di essere pertinente quando dico le cose. E anche su questa qui sono pertinente, forse voi siete meno preparati di me, e anche se l'avete letta. Un disco viene, ecco, te sì che hai subito qualcosina di essere preparato. Sono sempre più preparato, anche se non è la mia materia, di voi che magari le fate senza guardare le nostre situazioni e prendete per buono tutto quello che viene fatto da chi, non, da chi le ha fatte. Ma questo è il tuo pensiero? Certo, è il tuo pensiero, quello di prima. Scusa Fabrizio, volevo soltanto dire una cosa per precisarla Riccardo, poi veramente su questa osservazione non parlo più. Io non ho nessun retropensiero, Riccardo. Dico solo che se te in commissione affermi io non ce l'ho, va bene, l'assessore interviene e ti dice no, te ce l'hai, perché oltretutto le abbiamo calendarizzate queste commissioni in funzione del fatto che prima aveste tutto il materiale. Quindi ho precisato, non è un problema di retropensiero, ho precisato semplicemente che te ce l'hai e io mi farò carico di verificare l'invio che è stato fatto. Perché te, come tutti gli altri commissari, il materiale ce l'hai. Quindi tutto qua, io devo rendere rinviare. Ce l'ho, però fammele rinviare, fammi la cortesia. Allora, Michela. Posso finire, Jacopo? Allora, dicevo solo una cosa, che è chiaro che il materiale ce l'abbiamo, ma come si visiona tutto il materiale, si vanno a rivedere tutte le cose in commissione, se è possibile si può visionare anche questo discorso dei costi, magari si visiona insieme. Se c'è la possibilità, per carità. Poi dicevo un'altra cosa, anche sulla passerella ciclopedonale, no? Che loro andranno a realizzare, magari, ora io la tiro là, magari noi comune potremmo avere anche dei finanziamenti pubblici, perché sul discorso delle piste ciclopedonali, queste cose qua, magari qualche finanziamento pubblico, visto l'orientamento anche che c'è oggigiorno, ci sta anche che ci sia, questa cosa è stata valutata. E poi ecco questo discorso qui dei costi, se si può visionare anche in commissione mi fate un favore, se no me l'andrò a rivedere da sola. No, ma certo che si può visionare. Questa domanda, Michele, è molto pertinente, perché abbiamo previsto un meccanismo, ne abbiamo parlato diverse commissioni fa, ma lo ricordo a tutti, che prevede che se noi attraverso un finanziamento pubblico realizziamo le opere pubbliche previste, diciamo, in perequazione del piano, in tutto e in parte, il cittadino ci deve corrispondere il valore delle opere che non ha realizzato e che noi realizziamo con un finanziamento diverso. E in questo caso sì che quelle somme di denaro noi le possiamo reimpiegare per investimenti diversi dove riteniamo. Tra l'altro io devo, Presidente, una risposta ad Andrea, che l'aveva chiesto e nessuno gli ha risposto, quando lui diceva possiamo monetizzare. No Andrea, non possiamo monetizzare, cioè la legge ci impedisce di prevedere una monetizzazione. L'unico caso in cui possiamo monetizzare è questo qui, quello che accennava ora la Michela, cioè ci arriva un finanziamento pubblico, attraverso il finanziamento pubblico si realizzano opere pubbliche che erano a carico di un privato, a quel punto il privato ci rimborsa.
perché in quel caso, diciamo, l'opera pubblica è stata realizzata con fonti di finanziamento diverse. Quindi la risposta è questa, Michela: se prendiamo un finanziamento pubblico ci rigiocheremo in altre aree del territorio. Questa è una cosa che può essere interessante, anche questa, e poi valutare il discorso, se è possibile, per finire l'osservazione, il discorso dei costi. Inizio, volevi dire qualcosa? Te, scusa. Ora sta a me, no, parlare. Chiedo scusa, presidente, leggo la... Vai, vai. Allora, io condivido tutto l'intervento che ha fatto Alberto Iacomini. Cioè, non è che in quell'area, io ho detto, ho dei dubbi, ma non nella valorizzazione di quell'area. Quell'area va valorizzata. Quell'area è brutta, l'area d'accesso a Camaiore l'avete resa ancora più brutta. Io non lo sento più, Riccardo. Non ti sentiamo più, Riccardo. Voi, in quanto avete fatto, avete chiuso una fontana che anche se non piaceva, almeno funzionava. Come? Ti sentiamo a tratti. Ti sentiamo a tratti. Che avete detto? Ti sentiamo a tratti. Ah, mi sentite? Ora sì, ora sì. Comunque il concetto che è arrivato, che l'abbiamo più brutta l'area, sì. Quello l'abbiamo capito. Io non lo risento più. Abbiamo? Riccardo, ti si sente a scatti. Ma sono io che non lo sento, o anche gli altri commissari? No, non lo sentiamo nessuno. No, neanche. Riccardo, prova a uscire e rientrare. Stefano, per cortesia, questa osservazione me la puoi mandare per me, così faccio quella verifica che mi ha chiesto Michela? Sì, va bene. Jacopo Menchetti ha abbandonato la riunione. Ma mi sentite che ho parlato? Non mi avete sentito? Ora ti sentiamo. Non l'abbiamo sentito prima. Allora... No, voglio dire, condivido l'intervento che ha fatto Alberto, lo condivido anche perché quell'area io la vorrei valorizzare, noi l'abbiamo sempre messa nel programma di valorizzazione di quell'area. Quell'area, cioè, è un'area degradata, ma è un'area degradata perché avete contribuito anche a degradarla, ho detto, spingendo anche la fontana, che anche se poteva essere un po' brutta, come dite voi, aveva un senso, c'era l'acqua, era bellina per me, però si poteva migliorare. Spingendola è proprio diventata brutta, è brutta tutta quell'area. Ora, non è l'intervento di fare del parco fluviale che io contesto o meno, è la misura perequativa. No, per me c'è uno sbilanciamento troppo grosso a favore del privato, secondo il mio punto di vista. E quindi chiedo di rivedere tutte le opere perequative. Ecco, io prima di prendere una decisione su questa osservazione mi voglio mettere lì e come ha detto la Michela, l'avrei detto io, vorrei riconsiderare tutto quello che è stato considerato come opere, come costi legati alla realizzazione di questo parco fluviale, all'abbattimento di quello che c'è con l'eventuale costruzione del parco e alla costruzione di questo attraversamento pedonale. Quell'area va sistemata senza ombra di dubbio, è un'area degradata che va sistemata. Trovo un attimo, io onestamente ci sarebbero anche altri tipi di intervento da fare nel territorio che non andare ad edificare in un terreno a 50 metri dal mare, ecco, quindi come opere come opere che il privato può fare per realizzare quel parco fluviale. D'altronde l'interesse è laggiù, non è che si dà poco, perché si danno, non lo so, 24 mi sembra, più 4 più altre case, non so, 35-40 case. Voi mi dite, no, sono 32 case. Voi mi dite, sì, ma una parte
non è che si va ad incrementare il volume, perché c'era già questo volume e quindi anche lui andrà ad edificare meno di quello che ha. Sì, ho capito, ma rispetto a quello che ha, però ha qualcosa di cui ora non può fare niente. Quindi io la rigenerazione, come diceva Simone, la riqualificazione e la rigenerazione urbana si può fare anche lì. Cioè, perché il privato lì non ci può fare nulla? Non ce lo può fare un albergo? No, è questo il fatto, Riccardo, che non, io forse non riesco a spiegarmi. Lì ci sono condizioni di pericolosità idraulica in cui l'unico intervento fattibile è un parco, cioè un'area non edificata, perché qualsiasi altro tipo di cioè l'edificabilità non è ammissibile per i problemi di pericolosità idraulica che ci sono, capito? Sì, ho capito, ecco, quindi cioè, il rischio idraulico, ma vabbè, lì ci sono tutte, cioè, ma se c'è già la volumetria lì, se c'è già una struttura... No, ma non vuol dire, nel momento in cui la demolisci, la ricostruisci, non è, capito? È un intervento di ricostruzione. Capito? Non è come, intanto è che gli edifici storici, quelli che abbiamo estrapolato, quelli possono essere recuperati, ma perché appunto non vengono demoliti, capito? Sì, ho capito, anche lì. Vabbè. Io quello che diciamo capisco di tutto il vostro ragionamento, tenete conto anche di un altro aspetto che mi sono sempre dimenticato di dirvi. Vi ricordo che superate, mi sembra, le 10 o le 12 unità, non ricordo, devono, tra le altre misure obbligatorie e perequative, c'è anche la cessione del 10% delle unità immobiliari per edilizia residenziale pubblica. Quindi in questo caso tre delle unità che vengono realizzate devono essere cedute al comune. Questa è un'altra delle cose che, quando si arriva a questi interventi, ricordate, forse l'abbiamo discusso una volta quando si discuteva dell'intervento dell'ex alluminio, superato un certo livello, sempre per la legge regionale nostra c'è l'obbligo della perequazione sull'edilizia residenziale pubblica. Quindi questi hanno l'onere aggiuntivo del 10% della residenza da cedere. Ma non però può essere. Diciamo, a me di tutti i ragionamenti sul punto di vista tecnico, la cosa che va un attimo valutata sono soprattutto le quantità di questi 2.400 a Capezzano, perché gli altri sono quantità minime, appunto sono 4 unità e 4 unità, no? Quindi non credo che abbiano effetti di natura ambientale, no? E hanno comunque un ritorno economico. Ambientale, E hanno sicuramente un bel ritorno economico, soprattutto i 4 al Lido, molto meno penso i 4. Io penso a quello, ecco, quindi esatto. A me mi sembra... Scusate, non so se Riccardo è finito. No, non ho capito, però di pure. Di. No, io volevo dire questo, facciamole queste due verifiche, cioè una sul, diciamo, la sostenibilità dell'intervento a Capezzano e una, diciamo, sull'equilibrio economico e finanziario. Non ci sono problemi, questa è una delle previsioni più importanti, insomma, che abbiamo da valutare, quindi è giusto che si facciano tutti gli approfondimenti del caso. Volevo dire a Riccardo, ma veramente con spirito collaborativo, guardatelo anche te quel prospetto economico che ora, insomma, abbiamo appreso. Scusa, ma te lo dicevo, scusa, fammi finire, non te lo dico. Ce l'ho le osservazioni, almeno lo dico in commissione. Non l'avevo salvate io, le ho sulle mail. Salvate su, no, mail. Nel senso che te, tra l'altro, sei una persona. Opinioni politiche diverse dalla mia, ma a cui riconosco in materia economico e finanziaria una competenza, no? Nel senso che un po' di numeri te ne capisci, e guardalo anche te quel quadro economico, perché noi dobbiamo trovare qui un equilibrio che sia urbanistico ed economico, no? In nome della fattibilità, diciamo, dell'intervento e della buona riuscita di una scelta seria dal punto di vista dei valori che vanno tutelati. Quindi bisogna guardare sia l'impatto sul territorio sia l'equilibrio economico, insomma, e trovare un equilibrio. All'ufficio sembra di averlo trovato, però è un approfondimento giusto da fare. Considerando, ecco, tutti gli aspetti che ci ha ricordato anche Alberto e anche Fabrizio, quell'area va bonificata, va fatto un parco pubblico. No, ma infatti, guarda, quello che ha detto Alberto, io lo sposo in pieno, lì un bel parco, è bello, è un parco di ingresso, un parco, esatto, molto bello. Come?
E se io condivido, l'abbiamo messo nel piano strutturale, sì, che figo. Io so bene, quindi è bello, ha un senso, no? Lì è un posto strutturatissimo, c'è una passeggiata in fiume. Molto bello, sarebbe bello. Io lo vedo un po' troppo sbilanciato, poi lo rivaluteremo più avanti, insomma, lo guarderemo. Ecco, però appunto su questo, presa l'osservazione, no? Perché a questo io me ne ero guardata, vi rendo lo schema con cui era stata fatta la stima dei costi e dei ricavi, no? Vengono valutate alcune delle proposte fatte, quali sono i costi che vengono sostenuti sull'area e per la trasformazione dell'area che vengono richieste, capito? E lo stesso in termini di ricavi dall'alienazione delle nuove unità realizzate. Quindi, insomma, non è che sono valutazioni macroeconomiche, no? Quindi penso che si possano fare se con conforto anche appunto di qualcuno che si capisco male, io. Come? Dovete, Roberto! Roberto, spengi il microfono! Io l'ho spento il microfono. No, ora sì. Ma siccome c'è la voce alta, ti si sente anche su quell'altro computer del comune, è questo. Dicevo, sono valutazioni comunque, Riccardo, macroeconomiche, capito? Nella stima dei costi che sono stati fatti, sono costi e ricavi, costi dovuti a quelli sostenuti sulle aree che vengono proposte, sì, di trasformazione, e quelle che vengono, i ricavi che derivano dall'alienazione delle unità realizzate. Quindi, insomma, un'idea secondo me ce la possiamo fare. Altro conto, invece, è una valutazione che mi sembra non sia emersa, se non in ragione dell'area del Lido, di carattere urbanistico. E la domanda che voglio fare è questa, no? Cioè, allora, che margini abbiamo noi, tenuto conto che il richiedente ci dice di riequilibrare la questione, in sostanza? Che margini abbiamo noi in seno all'osservazione? Perché una parte, cioè la prima delle due osservazioni che riguardano l'area, ci chiedeva di deperimetrare, quindi era un'osservazione banale, insomma, no? Di carattere proprio urbanistico. L'altra, questa qui che stiamo esaminando, è urbanistica ma anche economico-finanziaria, nel senso che lega la possibilità dell'intervento e di un certo tipo di intervento alla realizzazione e alla fattibilità di altri interventi. Allora mi domando, che margini abbiamo su questo? Cioè, la possibilità di, come dire, rivedere i dimensionamenti e i parametri che è indicato nella richiesta di osservazione? Mi fai di qualcosa dopo anche a me? Dai subito Roberto, vai, non c'è nessun altro. Io dicevo, condivido in pieno, insomma, quello che è stato detto, dell'interesse pubblico è indiscutibile in quella zona lì, indiscutibile la passerella, indiscutibile tutto quello che si è detto. È chiaro che sulla valutazione ci sono dei criteri che tante volte sono anche soggettivi, cioè l'ufficio, per esempio, a differenza di come si chiama, di quello che del geometra, Via Comini, che fa le stime e quindi è aggiornato e ci ha aiutato anche in altre occasioni con un sistema di stima, eccetera. È chiaro che è un po' soggettivo, quindi noi si possono rivedere a livello d'ufficio, però una volta detto che l'interesse pubblico è indiscutibile, sia per l'acquerella, sia... Si tratta solo di valutare da un punto di vista economico una fattibilità, che però è chiaro che c'è sempre un margine, una forchetta su questa parte qui, ma non per queste, io dico per tutte le schede norma che abbiamo fatto. Questo, ecco, volevo dirvi. E più c'è anche un discorso che è vero che lì c'è un rischio idraulico, qualcosa del genere, però bisogna partire dal fatto che a noi ci interessa il parco, perché se no si direbbe al cittadino che ci fai quello che il genio civile ti fa fare, cioè la ristrutturazione di quello che c'hai e quello che viene. A noi ci interessa proprio il parco lì. Quindi ci interessa il parco come obiettivo messo nel piano strutturale. Vedi che questi vincoli, però, questi vincoli... Sono terribili, perché questo cittadino qui a questo vincolo sofferisce perché ha altre proprietà, perché se no questo vincolo se lo teneva e se lo sorbiva,
capito qual è il discorso. Tanti cittadini se li sono dovuti assorbire. Questo cittadino perché ha questa possibilità? Vedi che c'è un'ingiustizia di base. Però ti posso dire una cosa, non è del tutto vero, perché non è un cittadino solo che ha presentato l'osservazione. Qui hanno più cittadini, per carità, no, si sono messi insieme. Più cittadini si sono, diciamo, messi insieme per fare una proposta, capito? Quindi un pochino quello che dice è vero, no? Perché è chiaro che c'è chi più è avvantaggiato in termini di proprietà e chi lo è meno. Un po' però a volte la capacità di relazione con altre persone può sopperire a questi svantaggi. Va bene, facciamo questi approfondimenti, Presidente. Io l'unica cosa che parlo da ultimo... Quindi alla mia domanda niente. Fabrizio, su Capezzano, correggetemi se sbaglio, la valutazione che va fatta è di, come dire, corretto inserimento dell'intervento rispetto alle dimensioni, perché non è un'area sensibile sotto il profilo ambientale, lì siamo vicino a un no, è chiaro, io condivido la preoccupazione di Jacopo quando dice forse rispetto alla dimensione del lotto questo va valutato, di essere un po' troppo ingombrante la quantità, capito? Ha valutato questo perché poi, ma era semplicemente una sottolineatura, aspetti, come dire, di carattere ambientale su quell'area che è anche un po' sottostrada, se l'avete presente, e vedete dentro il territorio di Mazza di questa osservazione, ne riparliamo anche di questa osservazione, poi la voglio vedere sulla carta perché poi ora devo andare. Volevo dire una cosa a Michela, è chiaro che è chiaro che nell'urbanistica c'è sempre una rendita di posizione dove uno c'ha il terreno, è privilegiato rispetto a un altro, e questo per la natura stessa dell'urbanistica. Se questo signore qui, invece che questa fabbrica qui, invece che averla lì dove a noi ci interessa di fare il parco, l'avesse avuta da un'altra parte, è chiaro che la pianificazione non veniva fatta, cioè lui gli strutturava quello che il genio civile e la legge gli facevano fare. Cioè lui ha la fortuna che a noi come comune interessa veramente quella zona e proprietario anche dell'acquarello. Ma ti rendi conto, Lucchesi, che quando vincolano devono pagare, non possono vincolare terreni delle persone per nulla, quantomeno paghino terreni nostri che ce li prendono, che ce li occupano a 16 euro al mese, come già vi dicevo. E noi ci si mette gli avvocati e non servono a niente. La devono smettere di vincolare i terreni della gente così, perché gli viene in mente che va vincolato. Lo vuoi vincolare? Me lo paghi, quantomeno. La devono smettere di fare questi soprusi. Ma vi rendete conto? Ma chi c'ha il culo di mezzo poi? Scusatemi, se dico culo, ma lo ridico un'altra volta. Chi c'ha il culo di mezzo poi? Gli girano le scatole. Perché questi qui sono soprusi che vengono fatti dai vincoli, vincolati dalla regione, dai geni civili. Metti quello che ti pare, vincoli idrogeologici, vuoi mettere il vincolo? Me lo paghi il terreno, metti il vincolo che ti pare allora. Però me lo paghi, io non ci vado a vincolare terreni di altra gente. Quando questi sono stati acquistati, ci sono stati pagate le tasse sopra, e in più me lo vincoli, non me lo espropri, ci fai quello che cavolo ti pare, me ne porti via 30.000 metri, fai quello che ti pare, e indennizzi non me ne dai. Ma vi rendete conto dove si sta vivendo? E poi mi viene a parlare d'urbanistica. Se questa è l'urbanistica, povera noi. Scusate, io ho anche dei problemi di connessione. A questo punto, direi di fare così. La prossima volta, avendoci guardato le stime che sono nell'osservazione, riprendiamo questa valutazione in modo da capire cosa... Jacopo! Ma io non ti sento, Ti sentiamo più, Jacopo! Si riprende la prossima volta, allora questa, no? Allora, Jacopo ci sente, direi che si riprende quando Fabrizio ha fatto quegli approfondimenti. Ah, ok, va bene. Se è la prossima volta, se è fra due volte, io direi che ho chiesto a Stefano se mi rimando l'osservazione. A proporre anch'io... rispetto all'istruttore dell'ufficio. Sì, la mando appena la posso. Dopodiché, nella prossima riunione, vi seguo un attimo i ragionamenti che avete fatto e vediamo in che modo, diciamo, se c'è da calibrare meglio alcune cose e per quale motivazione.
questo sicuramente possiamo fare. Via Lara, buona serata a tutti. Ok, va bene. Ciao, venerdì mattina. Va bene. Ok. Ciao. Ciao.